riguarda appunto la recente, vediamo dopo qualcosa qui. Basta che mi ti accetta. Il recentissimo rilascio da parte del Tribunale di Milano delle nuove tabelle per la liquidazione del danno da perdita rapporto parentale, da responsabilità contrattuale, da fatto illecito, stilate col nuovo sistema appunti, come suggerito dalla Cassazione nelle recenti sentenze, dove, valutando e ribadendo la valenza di tabelle paranormative per quanto riguarda le tabelle tribunali di Milano, però stigmatizzava il fatto che nella parte dedicata al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la previsione di un delta risarcitorio che andava da un minimo, che minimo non era, comunque da un valore standard fino ad un valore massimo, avesse un delta molto molto elevato, specialmente che per i parenti di secondo grado arrivava addirittura a 5 volte, questo in violazione del dovere di equità sancito dall'articolo 1226 del codice civile, andava a non garantire un'uniformità di giudizio, in quanto gli operatori del diritto, sia gli avvocati che i giudici, dovendo valutare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'esistenza del danno e dell'intensità del danno da perdita del rapporto parentale, dovevano valutare una serie di elementi che sono rimasti gli stessi, ma per i quali l'assenza di linee guida sul peso specifico di ciascun elemento rispetto alla valutazione finale del danno ha portato ad una non uniformità di giudizio e una incertezza sull'esito finale di una richiesta che ripercuoteva i suoi effetti negativi sia sulla difficoltà di una transazione stragiudiziale e anche una difficoltà di avere un minimo di capacità di previsione di quello che poteva essere il risultato finale in un eventuale causa. Il sistema appunti valorizza gli stessi elementi che venivano valorizzati, che dovevano essere valorizzati secondo la relazione esplicativa della tabella di Milano, che erano l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, l'elemento affettivo e la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare. La differenza è che questi elementi oggi, in maniera più o meno convincente, lo vedremo dopo, lo vedremo con l'intervento anche della dottoressa Zambotto, sono stati in qualche modo immessi in una griglia di valutazione predeterminata che va ad agevolare l'attività di allegazione di prova dell'avvocato e l'attività poi di decisione del giudice. Questo perché l'assegnazione entro certi limiti, chiaramente, di un valore indicativo a tutti gli elementi costitutivi che ho appena citato, rende più agevole anche una previsione di un eventuale esito di un giudizio sul quantum, rende più agevole l'esplicazione dell'onere di allegazione di prova del danneggiato e rende più agevole anche poi l'attività del giudice. Ora, potremmo chiederci quanto questo sistema sia un sistema che sicuramente aiuterà tutti, quanto sia un sistema che assicurerà quell'equità che magari il sistema precedente non garantiva, questo non lo sappiamo. L'unica cosa che mi limito a sottolineare in termini generali, ma chiaramente esula un po' dal taglio nettamente, diciamo così, più pratico di questo convegno, è che dobbiamo stare molto attenti all'impostazione in sede, all'impostazione teorica e ideologica che sta sotto un sistema di valutazione del punteggio a punti. È un sistema che potrebbe avere delle conseguenze negative nella corretta gestione della giustizia e nella corretta liquidazione del danno. Non lo dico io, ma lo dice la stessa. Lo dico, fa capire, almeno per quanto penso io, la relazione allegata alle tabelle alle nuove tabelle di Milano, che richiamando la sentenza 10.579 del 2021 della Cassazione, dice che
le tabelle, il sistema a punto variabile deve garantire uniformità e prevedibilità delle decisioni, garantisce invece uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale i correttivi in ragione delle particolarità della situazione. Questo perché? Perché il sistema giudiziario definisce un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso. Ecco, quando si parla di caselle e di sussumere, e quindi quando si parla di sussunzione in determinate caselle, questa è un'impostazione ideologica che è figlia di un positivismo giuridico dell'Ottocento, in cui l'illusione di creare una normativa dettagliatissima portava alla conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto fare altro che applicare come bocca della legge, come diciamo qua in Peschiera, potrei sbagliarmi, e quindi a svilire l'attività giudiziaria a mero esecutore di una volontà legislativa iperdettagliata, che è una decisione politica altrui. Questo chiaramente, se da un certo punto di vista, ha l'effetto di responsabilizzare un po' tutti gli operatori del diritto, dall'altra parte è un rischio che potrebbe svilire anche l'attività giudiziaria. Per cui l'utilizzo che verrà fatto di queste tabelle del sistema a punti è chiaramente un utilizzo che, se da un punto di vista, diciamo così, tecnico, è un ausilio importante, specialmente per le persone, per esempio come me, che sono particolarmente ansiose, il fatto di avere una griglia dentro cui ragionare e sapere cosa allegare, provare e sapere anche qual è il peso specifico di ogni allegazione può essere un aiuto anche in previsione dell'esito di una sentenza. Dall'altra parte, il rischio di un automatismo liquidativo e un automatismo a monte allegativo di prova con delle motivazioni in sentenza non che si limitano ad un rimando a un sistema a punti è un rischio che dobbiamo tutti quanti tentare di evitare, gestendo le tabelle come un faro utile, ma non come la risoluzione di ogni problema, perché altrimenti si arriva alla giustizia amministrata da uscieri e carabinieri, oggi che siamo più dell'Ottocento, una giustizia amministrata da un computer dove si mettono i dati ed esce la sentenza. Mi si diceva che già con le tabelle girano dei programmini e delle applicazioni che le assicurazioni usano per liquidare i danni. Questo secondo me è un rischio che andrebbe evitato. Detto questo, vi ringrazio e mi sono dilungato fin troppo, lascio la parola alla dottoressa Zanotto per il suo intervento. Perché se no non si vede, però io guardo presenti, posso. Guardi coraggiosi in aula, ecco. Allora, il tema è difficilissimo. È un piacere essere qui, perché poi spero che ci sarà magari un po' di occasione anche per parlare, per sentire il vostro punto di vista rispetto a quello che è il punto di vista del giudicante. Evidentemente abbiamo prospettive diverse, ma poi collaboriamo, quindi è arricchente sentire come voi vedete le stesse cose. Prima di andare a vedere come si liquida, secondo me due parole vanno fatte su che cos'è il danno parentale, quindi quello che va allegato, quello che va provato, perché così individuiamo ciò che poi dobbiamo andare a pesare. Allora, sapete che il danno da perdita del rapporto parentale è il danno conseguente alla morte di un prossimo congiunto. Dopo esiste anche di fatto il danno dalla fattispecie della macrolesione, che sostanzialmente è a livello di afflittività molto simile, che la Cassazione riconosce da tempo e che ritiene liquidabile sostanzialmente con un'applicazione analogica di questi criteri. Tra l'altro Roma ha fatto anche una tabella ad hoc relativa alla fattispecie del danno da lesione per l'ipotesi appunto del macroleso, stabilendo un risarcimento con un valore del punto un po' più basso e in quel caso, in maniera intelligente secondo me, distinto nelle due componenti dell'aspetto morale e dell'aspetto invece del dinamico relazionale. Questo perché è evidente che laddove il familiare subisca un gravissimo incidente e riporti un'invalidità molto elevata, è chiaro che al di là della sofferenza
emotiva c'è poi questa dimensione del radicale mutamento di vita, che è quello che in qualche modo va a pesare in maniera superiore. E infatti la Cassazione, questa è la 26301 del 21, ha appunto sottolineato questa differenza, indicando proprio nella vita di relazione l'aspetto maggiormente compromesso. Questo perché il danno da lesione del rapporto parentale comporta due diverse conseguenze, quindi sia l'elemento della sofferenza soggettiva, sia l'elemento della modifica della propria vita quotidiana. Ed è questo che poi giustifica i vari parametri che prima aveva indicato l'avvocato Zulian per pesare effettivamente questo tipo di danno. E già qui per me possiamo cogliere un punto, una carenza delle tabelle, e vale sia per la tabella di Roma che per la tabella di Milano, che di fatto, al di là di meccanismi un po' diversi, ma insomma si vanno tendenzialmente a sovrapporre, non scindono questi due elementi. Cioè la Cassazione da un lato ci dice, guarda che in presenza di una lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale, cioè l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale. Quindi il giudice, la Cassazione mi dice, guarda che hai due aspetti, perché poi è chiaro che ci può essere l'uno e non l'altro, l'uno più pesante e l'altro meno, insomma la varietà dei casi della vita non ve la devo certo spiegare, è facile immaginare come si possano pesare. Però quando poi noi andiamo a vedere le nuove tabelle, in realtà questa duplicità di aspetti non è evidenziata, nel senso che vengono indicati dei pesi da dare a una serie di fattori, alcuni sono oggettivi e non mi pare che ci sia un margine per accrescerli o aumentarli, e di fatto il Tribunale poi di Milano dà solo una valvola di sfogo su un punteggio che poi è variabile, dove alla fine forse lì si potrà mettere dentro la valutazione dell'uno o dell'altro elemento. Però da questo punto di vista secondo me già c'è un primo aspetto di queste tabelle che le rende non necessariamente perfette, forse saranno perfettibili, poi è chiaramente estremamente difficoltoso arrivare alla realizzazione di una tabella. Quindi onore al merito ai colleghi sia di Roma che di Milano, che si sono assunti tutto sommato un onere non da poco. Per poter riconoscere questo danno sappiamo che la Cassazione richiede e il vincolo giuridico, quindi e la prova di un determinato tipo di legame, per cui non spetta a tutti i soggetti ma spetta ovviamente alla famiglia nucleare, affini, parenti e quant'altro, e in più chiede la sussistenza di un legame affettivo. Questo è un profilo fattuale che è quello su cui poi principalmente si deve basare l'attenzione dell'avvocato a livello di oneri di allegazione, perché questo è il punto fondamentale di questo tipo di cause, che è quello su cui tante volte come giudice uno si accorge delle carenze di determinati atti, nel senso che molto spesso vengono abbondantemente richiamate le pronunce della Cassazione, i principi e la Cassazione cosa dice, tutto questo insieme, poi però se andiamo a vedere che cosa veramente l'avvocato mi dice di quella famiglia, di quel morto, di quella persona, mi dice pochissimo, e questo è il punto debole degli atti che alla fine uno va a constatare, perché chiaramente all'onere di allegazione dei pregiudizi corrisponde poi la possibilità per il giudice di andarli a liquidare. Ma se il pregiudizio nella sua materialità, nella sua concretezza non viene allegato, è chiaro che anch'io sono in grado di ipotizzare, per massime di comune esperienza, determinati tipi di conseguenze lesive. Però è chiaro che l'allegazione è il punto fondamentale. Le tabelle lo dicono, onere di allegazione a cui poi corrisponde onere di motivazione. E tra l'altro l'onere di allegazione serve anche per consentire alla controparte di potersi difendere, perché quanto più è generico ciò che dice l'attore, tanto più difficile sarà per il convenuto poter dimostrare l'inesistenza di quei profili specifici che vengono deduti. È chiaro che l'onere di allegazione generico in primis va a danneggiare l'attore, il quale non deduce questi elementi, e questo poi vale in particolare per la personalizzazione. Però anche nella dinamica del giusto processo, del poter consentire alla controparte di interloquire, il fatto di non essere di essere generico negli atti introduttivi chiaramente rende difficile poi prendere posizione, e non è un tipo di carenza a cui poi si possa porre rimedio
a livello di prove, formulazione di capitoli istruttori. Questo è un punto dolente spesso negli atti, cioè che la formulazione di queste circostanze che servono a personalizzare piuttosto che a inquadrare il fenomeno in maniera specifica nel calandolo nel caso concreto, mancano nell'atto introduttivo e vengono poi formulate negli atti, nelle memorie istruttorie, nella seconda memoria. Allora, anche qui sapete che la Cassazione un po' sta largheggiando nel dire ma se non è un fatto principale ma un fatto secondario che ha valenza solo probatoria, lo può introdurre solo nelle memorie. Però al di là dell'estrema difficoltà poi come sempre di dire è principale o costitutivo, però sulla personalizzazione e qui invece poi direi sul parentale, sui fattori che giustificano la sussistenza del legame, questo è un fatto costitutivo, quindi è un fatto che tu devi dire in citazione al massimo in prima memoria, non puoi dedurmi le circostanze relative al legame familiare semplicemente capitolando i capitoli di prova nella sede istruttoria, perché evidentemente non puoi provare ciò che non hai tempestivamente allegato. E qui poi c'è anche il discorso dell'allegazione documentale, di dover cioè allegare i fatti e i documenti solo a supporto, quindi non il richiamo al documento come se quello fosse la prova, perché paradossalmente potrà anche sembrare brutto da parte del giudice, però io non sono tenuta ad aprire un documento il cui contenuto negli atti non è stato indicato, perché altrimenti finisce che l'allegazione o il contenuto rilevante lo vado a sezionare io rispetto a quello che deve essere il ruolo della parte. Una questione rispetto ai presupposti per il riconoscimento della voce di danno, del danno esistenziale, è quello della convivenza, su cui secondo me la Cassazione è un po' ondivaga, nel senso che in taluni casi sembra dire al di fuori della famiglia nucleare che serva necessariamente come requisito minimo la convivenza. Io in realtà trovo preferibile l'orientamento di la 7743 del 2020, la quale dice, proprio con riferimento al rapporto dei nonni e nipoti, che è uno dei grandi filoni di questo tipo di danno, che il rapporto di convivenza non è un connotato minimo di esistenza ai fini di dimostrare l'effettività della relazione parentale. Quindi è ben possibile, chiaramente con un percorso più in salita, perché la convivenza di per sé porta, per massima di comune esperienza, l'idea che ci sia un certo tipo di rapporto, però si può comunque supplire alla mancata convivenza. Chiaramente in questo caso le allegazioni sono ancora più importanti, proprio per dimostrare come, pur in assenza del dato formale oggettivo della convivenza, ricorra il vincolo affettivo. È quindi un danno, quello parentale, che poi tendenzialmente voi allegate, ma che non deve essere in qualche modo provato, nel senso che la natura del tipo di pregiudizi difficilmente si presta alla prova testimoniale, perché quasi sempre di fatto sarebbero o fatti che rimangono nella sfera interiore della parte, che quindi non sono traducibili in un fatto su cui il teste possa essere chiamato a rispondere, e dove di fatto si ragiona in base a un meccanismo presuntivo. Qui c'è una bella sentenza della Cassazione che è molto chiara nell'appunto indicare l'importanza dell'onere di allegazione a cui non corrisponde un altrettanto forte onere probatorio. In questo senso chiaramente l'attore è agevolato, perché nel momento in cui allegherà un certo tipo di legame, l'esistenza di una famiglia dove il rapporto coniugale è molto risalente, famiglia che faceva sempre le vacanze insieme, tutta una serie di fattori che insomma ben mi sono noti, allora in questo caso poi sulla base di queste allegazioni il giudice potrà non procedere all'assunzione dei testimoni, non perché siano errati i capitoli, ma perché in realtà sono superflui, cioè la prova testimoniale di fatto non aggiunge niente di più rispetto a quello che già io posso ritenere provato in base a ragionamenti di comune esperienza, da cui le prove ritenute superflue. Qui un po' la Cassazione se lo fa anche per giustificarci nel non rendere necessario fare delle prove che insomma magari tante volte sono anche un po' o penose o magari anche non appunto significative. E quindi si ragiona in base alla comune esperienza. Il problema, ecco, una volta chiariti questi punti principali, è quello di come liquidarlo. E qui abbiamo il problema fondamentale dell'equità. Allora, equità non significa discrezionalità. Allora, è chiaro che il danno da perdita del rapporto parentale, come tutti i danni non patrimoniali,
non può essere liquidato che in maniera equitativa, perché non è qualcosa che si presti ad essere monetizzato. Però è evidente, e su questo non credo si possa non essere d'accordo, che l'equità significa in primis trattare nello stesso modo situazioni analoghe, salvo poi poter dare il giusto peso a ciò che rende speciale questa situazione. Questa è l'impostazione della Cassazione, che ritengo effettivamente assolutamente condivisibile, e in più c'è evidentemente un elemento di predittività, che è quello di cui parlava prima l'avvocato Zulian, su cui negli ultimi anni la Cassazione sta spingendo in maniera evidente, soprattutto la terza, che continua a sfornare sentenze nelle varie materie dove vuole dare indicazioni. Addirittura poi c'è il sistema per cui vengono selezionati ricorsi allo scopo di portare in decisione le questioni su cui si ritiene sia importante assumere delle linee direttive. Allora io per prima, in qualità di giudice, riconosco che questo tipo di approccio è ambivalente, nel senso che da un lato ci agevola, perché a un certo punto la chiarezza semplifica e ci anche fa sentire in qualche modo più protetti, nel senso che la posizione è sostenuta a livello autorevole, non è discutibile, ed è anche chiaramente funzionale a ridurre il contenzioso, perché poi sì, le cose possono sempre essere viste dagli estremi opposti, però è chiaro che nessuno ha interesse ad un contenzioso continuo, non ha interesse in primis la parte, nel senso che è evidente che chi agisce per il risarcimento del danno, immagino che l'interesse maggiore che abbia sia quello a monetizzare la sua pretesa. È chiaro che avrebbe probabilmente la pretesa alla monetizzazione più alta, però probabilmente l'interesse maggiore, per quello che io posso anche percepire nelle occasioni in cui mi capita di vedere le parti, è bene o male quella di chiudere determinate vicende, di non trovarsi di fronte a processi lunghi e inevitabilmente costosi, per cui per quanto sia un risarcimento magari più modesto, ma certo e non soggetto a particolari discussioni, può rappresentare un valore e un obiettivo anche per il danneggiato. Senza contare che la Cassazione anche su questo ormai porta avanti un discorso che è quasi di natura economica, cioè di dire dobbiamo anche considerare il mondo assicurativo che c'è dietro, quindi il costo sociale che di fatto è di tutti noi che paghiamo, e le aziende ospedaliere attraverso le tasse, poi bene o male la mala sanità in qualche modo la paghiamo noi, le assicurazioni interessano a tutti, quindi è chiaro che quello che è un sacrificio che magari viene imposto al danneggiato attraverso un risarcimento standardizzato, ma magari più basso o magari meno personalizzato, ha come contraltare un sistema magari più efficiente, magari più rapido, che determina poi costi generali meno alti per tutti. Sono chiaramente ragionamenti che sono molto meno affascinanti e molto meno coinvolgenti o di grandi principi rispetto a proprio l'esercizio della nostra libertà, essere soggetti soltanto alla legge. Il problema è saper trovare un punto di equilibrio tra esigenze che sono opposte. D'altronde penso anch'io che non sia in realtà una vera giustizia quella per cui effettivamente la vedova trovi il riconoscimento di un risarcimento del danno del marito morto per un incidente stradale di 400.000 euro a Milano e di 200.000 euro a Napoli, al di là del fatto che il giudice abbia correttamente motivato nell'esercizio della sua discrezionalità. Però penso che per la parte che ha subito il danno questa disparità di trattamento sia effettivamente difficilmente comprensibile. E vi dico una cosa che magari ho detto tante volte agli avvocati quando si parlava così magari durante l'udienza, che anche per il giudice io trovo molto faticoso liquidare il danno, non patrimonio, il danno da perdita del rapporto parentale in generale, nel senso che si sente il peso di dover dare un prezzo al dolore, perché alla fine il fatto di dare un valore basso sembra quasi il fatto di non aver voluto valorizzare, il fatto di non aver voluto comprendere appieno quella che è la sofferenza che c'è dietro, quando invece è veramente
difficile stabilire se è giusto 50, se è giusto 60. Paradossalmente nessun valore mai sarà sufficientemente equo per risarcire la mamma che ha perso un bambino, questo è evidente. Poi è chiaro che al di là però di queste situazioni estreme, dove forse è anche facile dare i massimi, diciamo, e quindi anche la tabella milanese di prima poteva andare bene, in tutta quella situazione che è la stragrande maggioranza dei casi di situazioni normali, ecco che io che liquido 100, il dottor Marzella che liquida 150, la dottoressa Satuni che liquida 180, adesso per fare così, è chiaro che determina una situazione probabilmente di anche di insoddisfazione e anche di difficoltà nostra, motivo per cui ad esempio io cerco sempre di confrontarmi con i colleghi proprio sul quantum, proprio per avere un'idea se questa cifra ha anche per loro la stessa plausibilità che ha anche per me. Le tabelle, ecco, effettivamente sono delle caselle e devo dire che adesso che dovevo fare una liquidazione e mi sono messa a prendere quelle tabelle, ho anche provato un po' di senso di oppressione, nel senso che effettivamente l'effetto diventa, pur essendo tutti corretti le finalità, i principi che vi ho illustrato e che sono alla base di questa scelta, evidentemente però un po' ti senti imbrigliato, un po' ti senti di fatto una persona chiamata ad accendere il computer, fare aprire all'Andreani, inserire i dati e poi trovare la tabellina, perché effettivamente queste tabelle adesso sono un po' molto rigide per quanto mi riguarda. Allora, detto che l'approccio su Milano della Cassazione è un po' un attacco a Milano a 360 gradi dalle origini o dalle motivazioni non meglio note, perché prima non andava bene morale e biologico insieme, poi gli ha detto guarda che le tabelle non vincano per il danno parentale, poi ha detto le tabelle di Milano non vanno bene, con motivazioni peraltro devo dire su questo assolutamente corrette, la sentenza, la 10579 del 21, che riguardava coniuge e fratelli che agivano per la morte dopo due giorni da sinistro stradale, che si erano visti applicare in un primo grado Roma, in appello Milano, e la Cassazione le confronta e dice Milano è recessiva, perché Milano di fatto non fa altro che darti un range, quindi limita la tua discrezionalità esclusivamente nel indicarti una forbice, però non ti dà gli elementi per pesare. E questo effettivamente è vero, nel senso che il problema di questo danno non è individuare che cosa si deve valorizzare, perché siamo tutti d'accordo nel dire che conta il rapporto, conta la convivenza, conta l'età, conta l'intensità della relazione, e siamo anche tutti d'accordo, penso, nel dire in che modo contano, cioè se la convivenza fa aumentare o fa diminuire, se l'età determina l'aumento piuttosto che la diminuzione. Il vero problema è appunto come individuare un meccanismo che consenta di pesare in maniera uniforme queste circostanze. E tra l'altro è un problema che ci resterà anche quando usciranno le tabelle, quelle nazionali, se mai usciranno, sull'invalidità permanente, perché comunque questa voce di danno non c'è. Quindi chiaramente l'ipotesi del danno da lesione del rapporto parentale è destinata a restare allo Stato, affidata alla liquidazione esclusivamente giudiziale e su base discrezionale. A questo punto la Cassazione ci dà i criteri che deve presentare la tabella e quindi ci dice il punto, estraendo il valore medio dai precedenti, senza poi precisazione poi su questi precedenti da dove vengono, la modularità, e poi dice ci sono determinate circostanze di fatto che non possono non essere considerate, l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e convivenza, e a questi deve attribuire un punteggio. Adesso le tabelle romane erano fino al 29 giugno le uniche che presentassero questo tipo di sistema, anche se in realtà non hanno, ecco, quello che non sono riuscita a capire anche andando a leggere le tabelle romane, che vengono approvate, che hanno un meccanismo di formazione completamente diverso, perché mentre Milano ha creato un osservatorio a cui partecipano anche gli avvocati, all'interno del quale vengono esaminati i precedenti, e a questo punto i precedenti non solo milanesi ma a livello diciamo nazionale, e sulla base di quelli è elaborato quei valori, Roma ha fatto una riunione di sezione, che sono le nostre diciamo riunioni che noi facciamo
incontriamo periodicamente per discutere di quelle che sono le questioni di diritto, gli orientamenti, e all'interno di queste riunioni di sezione ha elaborato queste tabelle. Quindi questo è sicuramente un prodotto forse più autoreferenziale, ecco, meno condiviso rispetto a quello milanese. E in più parla di precedenti romani, però non mi dice la tabella di Roma come ha elaborato quel valore. Per cui secondo me, al di là del fatto che poi la Cassazione in una, cos'è, la 2300, abbia detto che allo stato la tabella che corrisponde alle sue indicazioni è Roma, in realtà, secondo me, sotto il profilo dell'estrazione del punto dai precedenti, la tabella romana è comunque non esattamente corrispondente a quella milanese, e infatti Milano, tra le varie motivazioni che adduce per non recepire quelle romane, dice: Roma non ha fatto un'estrazione del valore dall'esame delle medie, dei valori medi dei precedenti, e quindi questo di per sé le pone non in linea col dettato della Corte di Cassazione. Le tabelle romane individuano 5 fattori: il rapporto di parentela, l'età del congiunto della vittima, la convivenza e poi la presenza di altri conviventi all'interno del nucleo familiare. Al di là di questo, prevede soltanto dei correttivi che sono da non convivenza, che può portare a riduzione fino a un terzo, l'inesistenza, l'aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo, e quindi è decisamente un po' più, da un lato, rigida, nel senso che valorizza meno fattori rispetto a quelli che poi vedremo valorizza Milano. Allo stesso tempo, però, ha questa valvola di sfogo legata a questi aumenti percentuali che in realtà consentono di giostrare di più forse il valore, tant'è che infatti Milano dice: ah, ma guarda che Roma alla fine per certi aspetti è più incerta nella sua applicazione di quanto non lo sia Milano. Dopodiché invece Milano cosa ci viene a dire? Allora, appunto, nega l'utilizzabilità di Roma, al di là che dice per motivi di campanilismo, però è anche evidente che insomma c'è anche una volontà di mantenere il proprio primato, ma dice: ci sono degli automatismi risarcitori, perché effettivamente l'impressione che si ha è quella, cioè nel senso, nel momento in cui io sono cugino non convivente, cioè quello mi spetta e questo è dovuto. E in più, soprattutto, appunto, non è effettuata presenta questo margine di discrezionalità. Milano ha adottato a sua volta una tabella integrata a punti per somma, qui facendo un ragionamento ha diviso per 100 il valore massimo. Sì, ecco, anche questo criterio è un po'... D'altronde, poveretti, mi domando anche, da qualche parte bisogna anche partire, perché poi la Cassazione non ha mai fatto un discorso di quantum, che evidentemente non può fare. Quindi non ha detto Milano è bassa, Roma è alta, ha solo detto il criterio non va bene. E questo peraltro mi fa apparire molto difficile capire il problema che si potrà porre in appello di chi ha liquidato i valori che oggi non sono congrui né a tabella Roma né a tabella Milano e sono più bassi. Allora a questo punto chi ha inteso appellare potrà dire: eh no, ma qui scusami, tu mi hai fatto una valutazione sproporzionata rispetto a quello che risulta dalle tabelle. E qui la Cassazione dice: devi aver motivato. Ma ho capito, ma io spero che chi ha fatto una liquidazione abbia detto quali sono i criteri che ha applicato. Però se ha applicato Milano, che non aveva criteri tabellari, cioè non aveva punti, è chiaro che, come ho fatto io, avrà detto, considerando per esempio che la vittima primaria era molto anziana, quindi la prospettiva di vita era molto ridotta, c'erano 4 figli insieme, la signora magari aveva già, non so, demenza, per cui non era assolutamente lucida, ti liquido 120. Allora è chiaro che oggi 120, se voi prendete la tabella di Milano, è una cifra che assolutamente è ridicola rispetto alla valutazione. Ecco, io su questo devo dire poi non sono proprio d'accordo, cioè questi valori sono tutti congrui, sui valori di persone di età molto avanzata ci sono delle liquidazioni elevatissime, perché la perdita da parte del coniuge 85enne della moglie di 80 liquida da 168 a 269 con un medio di 218. È un valore elevatissimo. Roma andrebbe a 264. È un valore elevatissimo, perché non è per cattiveria, però è evidente che il marito 85enne
secondo le tabelle di mortalità dell'Istat, non ha davanti, ecco, poveretto, non voglio essere cattiva o sminuire il peso della perdita dell'anziano, perché è chiaro, voglio dire, a chiunque di noi sia successo che sia mancato un genitore in età anziana, è chiaro che per il genitore anziano superstite è una bella botta ed è rilevante, per cui non è vero che non è da giustificare, non ci sia una sofferenza, però è evidente che comunque la perdita di un coniuge a 80 anni è un evento che, al di là della sua causa, ha una sua naturalità, quindi deve essere metabolizzato e accettato in un certo modo, ben diverso che perdere un coniuge quando hai 40 anni. Allora è chiaro che a me su questo, se devo dire, l'unico punto su cui, a livello proprio di quantum, queste tabelle un po' paiono eccessive sono quelle dei più anziani, perché appunto danno dei valori molto alti a fronte di un danno che in realtà è destinato per forza di cose a durare meno. E qui c'è l'altro problema di queste tabelle, cioè che di fatto vogliono trasformano il danno parentale in una sorta di danno permanente, un po' come il biologico, quando invece il danno da lutto, al di là delle ipotesi in cui si trasformi in una fattispecie patologica, per fortuna di cose rientra, nel senso che alla fine, se non ci sia una patologia, il dolore fa parte della tua vita, ti abitui, rientra un po', e anche il tuo sistema di relazioni si riassesta in maniera diversa. Se io ho perso una gamba, quella gamba l'ho persa da oggi ai prossimi 50 anni, la mia situazione resterà uguale. Chiaro invece che se ho perso un compagno, un figlio forse è l'ipotesi meno, diciamo, che si presta a questo tipo, però rispetto al rapporto coniugale, è chiaro che quel marito non ti tornerà più, però poi riesci in qualche modo inevitabilmente a rientrare, mentre invece viene stabilito questa somma in qualche modo fissa che non tiene conto di un'evoluzione. Motivo per cui noi, nella nostra modesta casalinga rielaborazione, in questo periodo intermedio in cui non volevamo applicare Roma, perché alla fin fine Padova non ha mai applicato Roma, quindi la scelta di invocare Roma era quella di applicare dei parametri che, al di là di essere corretti nei loro criteri, non avevano mai trovato applicazione nel nostro tribunale, e tutto sommato nessuno si era mai lamentato dell'applicazione di Milano, cioè di fatto la Cassazione queste critiche un po' se le è un po' mosse da sole, cioè nel senso, io non ho la percezione che ci fosse stato un movimento dal basso contro le tabelle milanesi sul rapporto parentale, però questo magari me lo direte voi, cioè che non ci fosse, bene o male, non so quanto quelle tabelle, per quanto così elastiche, avessero generato casi così difformi da rendere necessario questo tipo di intervento. Quindi questo è un po' un punto, questa è una cosa che magari evidentemente sanno di più quelli che si occupano di assicurazioni, però non c'era l'impressione che il sistema tabellare milanese, bene o male, non garantisse una certa stabilità, tanto più quando sono intervenuti e hanno chiarito, guarda che non è minimo massimo, ma è medio suscettibile di essere aumentato. Per cui anche lì, quello sì, secondo me, è stato un elemento di chiarezza che aveva aggiustato. Motivo, dicevamo, per cui noi, in questa considerazione di un tipo di sofferenza, di dolore, di danno che ha una sua evoluzione nel tempo, che in parte c'è anche nel biologico, per carità, nel senso che poi in qualche modo anche lì ti farai una ragione, però alcuni elementi restano fissi, era quello di voler quantificare questo danno in relazione al decorrere del tempo, e quindi dire: io ti do un certo valore per gli anni in cui io ti ho privato della presenza di quella persona, e quindi ragionando dicendo: i primi anni sono i peggiori perché quella privazione si fa sentire in maniera più forte, quindi dire: per i primi 5 anni questo valore è più alto, va a discendere dai 5 ai 15 e poi va ulteriormente a decrescere, con la possibilità poi di applicare dei correttivi relativamente a convivenza, composizione del nucleo familiare e quant'altro, e avevamo pensato di, perché poi il problema era dire: vabbè, ma come lo pesiamo sto anno? Perché sì, anche lì è tutta una roba. Alla fine avevamo valutato una diaria giornaliera da 130 da moltiplicare per il numero di giorni, quindi 365 per il 20%, ipotizzando
che in qualche modo il danno che tu puoi avere per un lutto sia una sorta di inabilità temporanea di questo tipo, molto casalingo e molto, diciamo, empirico, però d'altronde da qualcosa, insomma, bisognavamo anche partire. E alla fine siamo arrivati a fare questi valori per anno. Io oggi, prima di venire, ho provato a fare il confronto tra le varie tabelline per capire anche la tenuta del sistema. E allora ho detto, vabbè, facciamoci i calcoli per dire... Ci sono poi quei casi dove tutto sommato le difficoltà, cioè le differenze scemano, proprio perché sono casi in cui sono tutti d'accordo che meritino molto o che meritino molto poco. Ecco, poi tutto il resto è del grigio. Ma per dire, se il primo caso che fa Milano, quando dice madre di 45, morte del figlio di 15 anni conviventi con due superstiti, se Milano va da 2,49 a 3,49, Roma va a 3,13, il nostro sistemino arrivava a 3,25, quindi questo nell'ipotesi del massimo di aggiustamento, per cui tutto sommato ci stavamo. Lo stesso anche per il secondo, dove Roma cuba 3,53 contro il medio di 3,26, facciamo il medio di Milano, e noi addirittura potevamo arrivare a 3,64 come massimo. Poi ecco, qui invece cominciavamo a scendere. Nel senso che le maggiori differenze si avevano quando l'età, perché ad esempio la madre di 68 muore di 45, Roma fa 2,45, noi avevamo un medio di 106 incrementabile del 30%, che però con un 30% in più quasi quasi ai 150-160 ci arrivavamo. Invece, ecco, qui siamo assolutamente fuori da ogni parametro, perché secondo la nostra tabellina, l'85enne, ho detto, beh, poveretto, 2 anni, veniva 20.000, anche che lo incrementassi, prima di arrivare a 2,64, davvero ce ne voleva. Ecco, quindi questo è il punto su cui la nostra modesta e casalinga elaborazione del danno era più distante, però devo dire che da un punto di vista, secondo me, del ragionamento che avevamo fatto, cioè di dire peso il tempo che io sottraggo alla tua vita con quella persona in una considerazione di un valore che va a discendere, non mi è sembrato un criterio sbagliato. Adesso ho anche letto, c'era un articolo di Simone Pardolesi sul danno, che criticano questa tabella, proprio perché le tabelle, perché dicono, ecco, cioè, manca questa differente evidenziazione dei due profili, quello della sofferenza morale e quello del dinamico relazionale. Cioè, da un lato tu mi dici questi sono i due, questi devi allegare, questi devi provare, questi devi valutare, poi però la quantificazione è unica, non ho modo di tutto sommato pesare più di tanto questi due diversi elementi, perché anche nel leggere quelli che sono i criteri per i quali Milano ti dà la possibilità di giocare i 30, sì, in realtà quelli riguardano l'aspetto dell'intensità della relazione affettiva, che in realtà incide su tutti e due i profili, perché l'intensità della relazione affettiva da un lato giustifica che io soffra di più per una persona con la quale avevo una relazione affettiva intensa. È chiaro che aver perso un nonno che vedevo 2 volte all'anno d'estate non è la stessa cosa del nonno da cui andavo a mangiare tutti i giorni a pranzo, evidentemente, nella sua duplice veste. E dall'altro, anche quando ti dice le questioni invece dell'attività di assistenza, condivisione, è chiaro che anche la tua vita va a cambiare in peggio per questo. Diciamo che l'unico punto in cui tu puoi dare spazio a queste due valutazioni è questo, però non le evidenzia in maniera distinta, tutto sommato. Quindi da questo punto di vista Simone e Pardolesi in questa relazione dicono, ma guarda, si potrebbe fare fanno una proposta, poi alla fine penso che queste proposte che facciamo, come anche la nostra, ahimè, saranno destinate ad essere asfaltate dalle tabelle, ma per una logica, cioè alla fine è evidente che poi, come prima applicavamo Milano, finiremo per applicare Milano, perché poi in quell'ottica predittiva, in quella posizione della Cassazione, è chiaro che alla fine... bisogna vedere la Corte, ecco, che cosa poi, Corte d'Appello, cosa riterrà di fare, perché poi adesso sentiremo, banalmente, anche, è una stupidaggine, però è sintomatica di tutto anche un certo modo di rivedere. Nella riforma, nella nostra valutazione,
c'è anche il profilo del non rispetto delle pronunce della Cassazione. Allora, io dico, quanti di noi avranno la voglia di dire io vado contro un muro, io dico che a me le tabelle di Milano non vanno e io propongo le mie tabelle, quando tra i tanti fattori che poi ti diranno ma vieni riformato sempre, poi da un certo punto di vista, al di là del voler affermare la propria idea, io dico anche che è quello che io cerco di far sempre, io cerco di fare il mio lavoro nell'ottica di un servizio alla parte. Quindi che servizio gli sto dando se io vado perché voglio tutelare il mio orto, la mia autonomia, su dargli 50.000 euro in più o in meno? A che scopo lo faccio? Non ho detto che ci siano poi risposte in un senso o nell'altro certe, però ci sono tante cose da mettere sul piatto. Chiaro che uno può dire, puoi formulare una proposta, le parti la valutano, dopodiché però... Io difficilmente, se faccio una proposta poi in sentenza cambio idea, non lo trovo nemmeno corretto, cioè nel senso è chiaro che la proposta soffre anche di un elemento a seconda del momento in cui viene fatta, in cui pesi l'area del giudizio e quindi gli dici guarda, adesso che non sappiamo come andranno le cose io ti propongo questo. Nell'ambito della responsabilità sanitaria, dove difficilmente, o anche degli incidenti, dove insomma tante volte le cose insomma più o meno già le sai, una volta che hai fatto la CTU medico legale, è chiaro che fai una proposta su un quadro probatorio abbastanza complesso, dopo non è che vai a cambiare, perché, anche perché io non è che vado a punire la parte che non mi ha accettato la proposta dicendo non l'hai accettata, adesso ti do di più o ti do di meno, non è un ragionamento corretto, nel senso che dal mio punto di vista questo tipo di considerazioni non ci stanno, per cui dico, pur ravvisando in queste tabelle questi elementi critici di una forte rigidità soprattutto, perché ti danno un po' veramente l'idea che vai là, allo stesso tempo mi sento più protetta, cioè nel senso che un po' ti tolgono del peso di dire per me quanto vale. Poi mi domando anche, ma io penso che questi risarcimenti per l'anziano, per esempio, siano eccessivi. Però evidentemente questa è la mia personalità, è la mia sensibilità. Magari tra l'altro quando avrò 15 anni di più ragionerò e dirò, quasi è poco. Cioè è chiaro che poi ognuno di noi ha anche il portato della sua esperienza, di quello che ha vissuto, di quello che vede. A me è successo una volta che avevo fatto una proposta su un tipo di danno particolarmente brutto e poi venendo per strada in ufficio ho parlato con una persona casualissima che aveva avuto una situazione del genere e che poi mi ha aperto gli occhi su una serie di cose, per cui aspetta, l'ho depositata, l'ho aumentata banalmente, però è così che funziona, cioè c'è un elemento, no, però è così, cioè alla fine pesiamo vite, non è che stiamo a dire, cioè non devo fare un lavoro, per cui lì mi ha fatto una serie di ragionamenti che io ho detto, oh mio Dio, cioè ecco, ed è stato più bravo dell'avvocato che tutte queste robe non le aveva mette, per dire. Quindi questo incontro con questa persona era stato, in quel caso, ho detto, guarda che ha salvato questi, perché alla fine ho detto, però alla fine gli ho dato troppo poco, però ecco, anche lì, insomma, è difficile. Quindi ci sono tante, è difficile, non si troverà mai, secondo me, una soluzione soddisfacente per tutti. Forse questo sistema per certi aspetti è il meno peggio, cioè almeno garantisce una certezza. Quindi uno può dire l'equità nel senso di un risultato giusto è impossibile, cioè non si troverà mai una monetizzazione adeguata, è difficile. Diciamo che quello che questo sistema, con tutte le sue criticità, con tutti i suoi limiti, ti dà e almeno un risultato prevedibile, certo. Ecco, quindi almeno hai una base su cui poter discutere, poter valutare. Dire poi se sia la soluzione migliore, non credo che poi ci saranno grossi altri aggiustamenti, nel senso che la tabella, tutto sommato, non può che essere fatta così. Tutto sommato, cioè se vuole raggiungere quell'obiettivo deve avere dei punti fissi e dei punti variabili, si può ragionare sui margini di variabilità, ecco, perché ad esempio io lì ho trovato un po' contraddittorio nella sempre parte della tabella di Roma, di Milano, in cui ti dice
nei 30, che non sono mica pochi, quei 30 di punti, perché l'altro giorno ho cominciato a fare 200 ipotesi e varia parecchio, quei 30 punti ti dice, ai fini dell'attribuzione si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze. Allora lì ho detto, e poi chiudo perché sennò parlo troppo, per esempio, sempre su questo discorso, a me il mio parlo dell'anziano, che poveretti, ecco, ma se io volessi abbassare il risarcimento all'anziano, posso, cioè non posso abbassare quel fisso, cioè questo è un po' contro, è un po', cioè la personalizzazione non è mai solo o l'adattamento in più, deve essere anche in meno. Questo secondo me è un punto fondamentale. Allora, è vero che già, allora, un po' è contraddittorio questo discorso che dice di poter tener conto, per esempio legato all'età, perché i punti sono fatti proprio per dire, vanno a decrescere, che più anziano chiaramente prende 4 punti da 91 a 100, la vittima primaria 91 a 100, la vittima secondaria 4. Quindi c'è già fatto ovviamente questo ragionamento che la prospettiva di vita è più corta. Quindi come faccio? Io non posso, perché poi non è che posso andare, dovrei dare di più, cioè l'unica possibilità che mi dà la tabella nel dirmi puoi usare quei 30 anche per valorizzare circostanze precedenti, chiaramente solo in aumento. Quindi è come se mi fissasse un cap minimo, cioè io sotto quello non ci posso andare, perché il dato dell'età, cioè, perché la Cassazione dice, è chiaro, non c'è un minimo garantito, e non è che perché sei parente per forza di cose ti spetti il risarcimento. Mi è anche capitato il caso dove i figli Geto non l'hanno mai visto, cioè lì è chiaramente insomma un po' saltare sul carro, per dire, ecco, c'era una situazione dove lì ha avuto buon gioco la controparte nel denunciare come il quadro familiare fosse molto diverso da come era stato prospettato dagli attori, che erano stati molto generici, il papà qua e là, e questi dicono, ma guarda che tuo padre ha 30 anni che vive da un'altra parte, non sei mai andato con lui in ospedale, nessuno ti ha mai visto, non sei messo per processo, cioè tutta una serie di circostanze. Però voglio dire, a fronte di questo, io cosa devo dire? Cioè, l'età ce l'ho, l'età della vittima secondaria ce l'ho, il rapporto ce l'ho, non è che gli dico zero? L'unica alternativa è dire zero, cioè pur avendo tu tutti questi requisiti, per me tu non hai diritto a niente, perché hai solo il vincolo giuridico ma non hai una relazione affettiva. Probabilmente la soluzione è questa, però di dire se non hai la relazione affettiva vado a zero, però magari... No, quelle sono cose che puoi valorizzare, però tutto sommato, per escludere... Sì, no, ma infatti dico, l'alternativa è andare a zero, cioè non c'è una modalità per dire riduco un po'. Poi è chiaro che, perché, cioè, se io dicessi, vabbè, però nonostante questo, a mio avviso il rapporto c'è, io posso dire, ti do questi fattori e non ti do il più 30, ma io potrei anche dire, vabbè, è vero che eri genitore, è vero che avevate quest'età, non c'era la convivenza, non ci sono altri familiari, in più non andavate d'accordo, però forse qualcosina te lo do lo stesso, cioè magari dico è comunque pur sempre tuo padre, ecco. Però mi sembra che allora su una fattispecie di questo tipo vado dallo zero a forse un minimo garantito. Due fratelli che si fanno causa per un confine... Non gli do niente. No, perché la tabella dice posso essere liberamente... Sì, ma allora per togliere... No, lo devo dire, cioè se io guardo i numeri che mi dà, io facciamo questo caso che mi dice lei, io dovrei considerare età, cioè non trovo la tabella che mi dice i punti età vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza, li puoi tagliare. Dopo probabilmente è anche vero che la tabella è indicativa, il giudice può sempre discostarsene perché non è norma, però tutto sommato... Zero. Però io penso che dovrebbe dire un'altra cosa, al di là del fatto che ci possono essere delle cause un po' prima, primaria e secondaria, se io ho la certezza che non c'è un rapporto con più in atti, beh, questo è chiaro. Io non dico niente, ecco, forse da questo punto di vista sarebbe perfettibile.
cioè nel senso che è chiaro che tu puoi andare a lavorare, però secondo me rischiano un po' di darti un po' un minimo garantito su alcune situazioni. Poi ripeto, vale il discorso che è pur sempre una tabella, non è norma, per cui io posso anche motivare e dire va bene, riconosco che ci sia il vincolo, riconosco che ci sono degli elementi che rendono il vincolo meno forte, però ripeto, non è che poi necessariamente se due hanno la causa insieme gli devo dare zero. Ah, certo. Contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due discipline, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre la disciplina da azzerare. È fino ad azzerare, cioè. Ma non dare risarcimento per il costo di una vittima a tutti i parametri. Ah, ecco, questo non l'avevo letto, sì, tutti. Questo, a tutti i parametri. Eccolo qua, pagina 9. Ah, sui punti esplicativi, no, aspetti, 10, 11, 13, dov'è la 9? Eccolo contrasti, ah sì, possono, di rilevante intensità, violenze o reati, possono ridurre fino ad andare a tutti i parametri. Quindi di fatto questi sarebbero i criteri per poter, quindi puoi ridurre anche... Quindi continua a esserci il minimo. Però in questo caso chiaramente si diverte da una gamba. Ah no, beh, è chiaro, in questo caso evidentemente di fatto non lo allegherà mai l'attore, sarà il convenuto, come nel mio caso, a dedurre questo discorso. Però ecco, al di là di queste fattispecie si può comunque, cioè gli altri punti tutto sommato sembrano in qualche modo, sì, perché si ritiene che in via presuntiva ci sia un legame. Ah, sono solo quelli? No, no, certo. Può essere anche un rapporto completamente, esatto, cioè c'è solo il dato formale della relazione e non ce l'hai. Poi lì è chiaro che a quel punto però tu non alleghi nulla come attore. E ti attacchi là. Il convenuto in casi di rapporti irrilevanti fa un po' fatica a dire che non ci sono, per cui in quei casi è chiaro che alla fine liquidi, cioè hai un sistema che su un minimo di importi, peraltro non bassissimi, ti dà questo valore. Ecco, mentre invece la possibilità di aumento c'è solo quella possibilità di aumento, su quella riduzione i casi esemplificativi che loro fanno effettivamente sono un po' riduttivi. Poi è anche chiaro che non è che possano riportare tutte le ipotesi, poi dopo alla fine come sempre ci sta il nostro onere motivazionale, per cui se tu motivi in maniera adeguata diventa più difficile riuscire a bypassare la motivazione. Una cosa che volevo dirvi anche era quella della produzione, dell'onere della produzione, nel senso che una volta si diceva la devi produrre perché poi non era diffusa, poi si dice vabbè, ma ormai con le informazioni. Ecco, e adesso l'ultima in realtà che avevo trovato ha detto che comunque è sufficiente invocare l'applicazione della tabella, perché poi comunque la tabella giusta la individua al giudice, che è una cosa ancora un po' diversa, perché effettivamente anche io mi domandavo, ma scusa, ma adesso se le cause vanno in decisione e tabella Roma Milano Nuova non te l'hanno prodotta, il giudice può valutare Tribunale Milano Nuovo? Eh sì, perché non era possibile. Esatto, la puoi invocare? Ecco, allora secondo me questa ecco, solo che appunto non è norma e quindi si discute. In realtà l'ha decisa così. Ecco, io però avevo trovato questa sentenza appunto della Cassazione di quelle recenti che appunto proprio dice alla fine, che me l'avevo scritto, il fatto che aspetta il giudice individuare la tabella applicabile. E la 33, eccola qua. Allora sono la 33005 del 21 e poi la 2292 del 22, è onere della parte proporre l'istanza di liquidazione mediante tabelle, che poi sta cosa che la tabella non è, è una cosa diversa dal 1226, vabbè, mi sembra un po' forzato, mentre spetta poi al giudice in sede di qualificazione applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto. Poi in effetti mi sembrerebbe assurdo dire che giudice, che voglio dire, con qualunque sistema informatico banale Google arriva ad individuare, non possa poter dire è uscita la tabella di Milano, tanto più che è chiaro che la contestazione su queste ultime cause era proprio Roma versus Milano, quindi a questo punto
se poi ce l'hai, la puoi utilizzare. Uno può discutere del fatto che non ha dato la parte la possibilità di interloquire su questo elemento, però rimettere in istruttoria per far interloquire, però si può dire che la questione su cosa? Sull'applicazione della tabella, sì, ma anche sui contenuti, sì, ma infatti alla fine secondo me da un punto di vista del contraddittorio tutto sommato già si è esplicato anche sui perché sì, perché no, perché una, perché l'altra, però potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere un tema. E poi ecco, immagino che poi tendenzialmente sarà Milano ad avere lo scettro di nuovo, più che altro perché sta nei dati di fatto che ci sarà una prevalente applicazione, cioè non vedo perché tutto sommato chi applicava, però non lo so, chi applicava Milano adesso possa decidere di applicare Roma per il parentale, fermo restando che Milano deve applicare per il biologico. Pur se per alcuni aspetti, ripeto, forse Roma ha anche quella degli aspetti maggiormente... Sarebbe solo il criterio testimoniale, perché è implicito e insito nel rapporto che dovrà essere provato come rilevante, cioè quello che non si fa mai vedere in famiglia, perché certo. Che non c'è, nel momento in cui si volesse valorizzare questo elemento, bisognerebbe rimettere sì in istruttoria nel momento in cui il giudice richiede di applicarlo, cioè è un po' delicato. Beh, no, beh, però in teoria sono cose che sono già state, cioè però di fatto queste tabelle non hanno innovato rispetto agli elementi che devi pesare, ti ha solo detto come li pesi, quindi da questo punto esatto tutto sommato, no, ripeto, quello che mi resta un po' complicato, non so appunto come faranno in appello, è quando io ti deduco ma mi hai applicato Roma, mi hai applicato Milano e non Roma, mi hai dato di meno e non hai giustificato questa sproporzione, cioè come poteva giustificare, cioè io più di motivare, dice, adesso ci dirà cosa ha detto, più di dire io ho applicato in base a questi criteri, però è un po' difficile, tanto più che comunque questo discorso, però se devo dire la verità, del dover giustificare la sproporzione mi convince fino a un certo punto, perché la Cassazione non ha fatto un discorso di quantum, ha fatto un discorso di criteri. Quindi dire che alla fine ho diritto a 250 perché Roma dice 250, non è che poi mi convinca tantissimo. Sì, io ritengo che questo sia un problema relativo, perché nel concetto di equità c'è la uniformità, non il concetto di quantum, che quello potrebbe essere stabilito solo da una norma. No, certo. In assenza di una norma, l'equità del 1227, anche la valutazione dei punteggi che viene fatta a Milano o che viene fatta a Roma, o anche nella vostra tabella, che partiva da una valutazione del danno biologico temporaneo, sono scelte. No, ma certo. E sono scelte che possono essere motivate finché vogliamo, ma sono sempre scelte che non hanno una giustificazione. Ma non hanno nessun fondamento, cioè voglio dire, hanno un fondamento forse di buon senso, ma normativo chiaramente nessuno. Ma infatti per applicare un punto base sulla base di 600 precedenti, adesso non sì, so 600, che hanno analizzato. Sì, sì. Diciamo che è meglio di niente. È meglio di niente, lo prendiamo per buono e va bene. E la vostra tabella con presa a base un danno biologico temporaneo mi sembra un po' meno giustificabile, forse per il tipo di danno rapportato a un danno biologico che è un'altra cosa rispetto a un danno. Sì, è per dire che però diciamo, diciamo che la sofferenza ti determina un effetto invalidante in qualche modo che potrebbe essere... Sì. Infatti anche ecco, Pardolesi e Simone fanno la proposta su questi valori a scendere e in più... un valore, Simone che è giudice di Venezia, ecco, e un più una parte sul relazionale, e loro lì per dire evitiamo di valorizzare in maniera eccessiva, cioè di lasciare troppo spazio alla discrezionalità e per dare un fondamento, fanno riferimento a delle questioni, a delle scale di valutazione a livello psicologico, quindi anche ipotizzando di fatto una CTU per pesare
neuronale, come si diceva. Una CTU per pesare, poi anche lì quella è una scelta, nel senso che poi sono costi, tempi che si allungano e poi si tratta di capire poi se il gioco vale la candela. Spinto perché misurare la sofferenza che non abbia uno sfogo biologico di patologia. No, poi comunque anche nel contesto di, un conto è poter stare con una persona, vederla, conoscerla nel tempo, un conto possono essere 2 o 3 incontri che fa il CTU, dove è chiaro che sì, puoi percepire l'aspetto propriamente patologico, ma tante altre cose restano, però insomma... Invece più sensata, mi sembra, anzi assolutamente sensata, mi sembra il punto decrescente. La discesa nel perché tempo. Perché mentre il danno biologico, la lesione alla salute, la sua caratteristica... È permanente, se non si chiamerebbe danno biologico permanente, e chiaramente la perdita di un braccio rimane la perdita di un braccio, e poi non se ne faccia una ragione, incide in un'altra sfera. Sì, sì, ma non sul piano dell'attività relazionale. Sì, sì, per cui, alla fine, invece, la sofferenza per fortuna, la persona cura quando non diventa... cronica, ma allora diventa malattia, certo. È destinata a scivolare, perché l'uomo e i topi si abituano a tutto, e quindi ci si abitua anche a queste. Quindi forse una tabella di questo tipo, anche se l'età è considerata... L'età infatti è considerata, però guardando i risultati, secondo me, pesa un po' poco. Sì, quindi cioè, è sbagliata l'impostazione della tabella. È questione di numeri, non il criterio corretto, perché però evidentemente poi nella sua applicazione pratica pesa un po' meno, però voglio dire, è un lavorone assai complesso. Sì, è complesso come tutti questi lavori, non metterà mai la parola fine a niente, però comunque un respiro di sollievo lo tira un pochino. Esatto. Meno più facile. Bene, noi lei ha finito. Io ho finito. Stare qua anche da Verona. Quindi ribadiamo, ringraziamo per questo botto, perché sarebbe stato bello continuare, ma chiaramente il tempo. Possiamo solo sapere cosa diceva della Corte d'Appello? Sì, è vero. È abbastanza articolata una Corte d'Appello verso Luna. Ma Venezia sì, vero? Sì, l'8 luglio, un altro giorno. La centissima prescrizione non ancora pubblicata, mi ha inviato un obbligatore della compagnia assicurativa come se fossero rovinati, insomma, la Corte d'Appello di Venezia. La Corte d'Appello di Venezia dice sostanzialmente quello che dice la professorina, sostanzialmente che la Cassazione di Roma aveva detto che la tabella di Milano non andasse bene perché i valori erano bassi, ma semplicemente perché non era predittiva. E che invece doveva rispettare, cioè una certa predittività. Fatta questa premessa, sostanzialmente si tratta di un danno da perdita parentale, io chiamo ancora così la lesione del diritto parentale, perché secondo me il danno da morte non è soltanto danno alla sofferenza futura, è anche danno alla lesione. Giovanni, vuoi venire qui perché mi dicono che non si sente in fondo? No, da casa non sento. Da casa non sento. Vabbè, se mai tanto. Sono purtroppo le conseguenze della... Faccio dire, leggo semplicemente quello che dice la Corte d'Appello di... Dopo lo riprendiamo nel dibattito. Di Venezia, recentissimamente. E in sintesi, sostanzialmente dice, mi avevano chiesto la tabella di Milano, i miei tabellari, non mi avete motivato perché come non avete allegato la prova della relazione parentale, ergo sulla base delle nuove tabelle che per medio termine sono state indicate dal momento in cui era la decisione al momento in cui abbiamo deciso, applico le tabelle di Milano a punti, metto 0 all'ultimo punto che è la lettera E e declino il risarcimento come la tabella di Milano ma con 0 personalizzazione. Sì. Poi lo riduce il 20% perché il malato è malato sostanzialmente. Però questo è quello che dice la Corte d'Appello di Venezia relativamente alle tabelle di Milano. Ma quindi rivede la liquidazione del primo grado, la rifà? Ed è di più o di meno? In un caso per i fratelli un po' di più, per il coniuge un po' di meno. Campagnolo, lo dico con un sorrisetto perché... abbiamo fatto una cassazione proprio su questa sentenza, ma sull'altra sentenza. Il criterio del po' di più e meno, perché sostanzialmente il primo grado previsto aveva limitato alla
vedova 200.000 euro e ai figli 100.000 e ai fratelli 20 gradi di cittadinanza, e in base invece alla tabella di cittadinanza, questi, diciamo, questa liquidazione invece andrà resettata in questa modalità. Bene, allora continuiamo con l'intervento adesso del collega avvocato Francesco Carraro, e che ci parlerà di quello che mi ha chiamato il danno intermittente, cioè quando vi è a seguito di danno biologico permanente la morte interviene prima della liquidazione del danno, sostanzialmente. Quindi quando un'aspettativa di vita statisticamente stabilita dalle tabelle nella liquidazione del danno biologico si sostituisce una conoscenza effettiva della vita, perché il soggetto è deceduto, e quindi alla liquidazione su un'aspettativa di vita statistica si sostituisce una liquidazione parametrata alla vita effettiva. Questo chiaramente perché la liquidazione del danno avvenga in un momento, la morte del soggetto avvenga prima di una sentenza passata in giudicato. Le tabelle di Milano prevedevano un sistema e prevedono tuttora un sistema di liquidazione anche per questa tipologia di danno, e la prevedono applicando in qualche modo quello che l'autoressa Zambotto prima diceva essere un criterio utilizzato dalla tabella di Padova per una valutazione decrescente del danno morale, età dipendente, nel senso che più passa il tempo una sofferenza molto alta iniziale va a sostituirsi una sofferenza degradante. Decrescente. Questo stesso principio viene in qualche modo applicato dalle tabelle di Milano per la liquidazione di un danno biologico intermittente, cioè danno biologico seguito da premorienza. L'intervento del collega andrà proprio ad analizzare la liquidazione di questa tipologia di danni, soprattutto in riferimento a una recente sentenza del Tribunale della Cassazione che ha messo in discussione l'applicazione di questo tipo di criterio, sostituendolo con un criterio diverso che in certi casi appare soddisfacente, in altri un po' meno, specialmente quando la premorienza viene in soggetto giovane. Comunque lascio la parola all'avvocato Carraro. In posizione. E si posiziona il mio posto. Intanto buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che sono collegati, che sono molti veramente, abbiamo quasi tra connessi e in loco abbiamo oltre 150 partecipanti, il che ovviamente ci rende particolarmente orgogliosi come diretti meridiana che in questo momento occasionalmente rappresento, perché è un po' anche il segno del ricominciare da parte della nostra associazione una serie di attività su cui, come sapete, eravamo stati molto assidui prima dei famosi fatti pandemici. Allora, intanto ringrazio di nuovo la dottoressa Zambotto per la sua relazione, che ho trovato estremamente interessante perché estremamente fluida, molto divulgativa, molto chiara, molto sincera anche, e questo l'ho apprezzato assai. A me tocca l'onere di parlare di qualcosa di diverso rispetto a quello di cui abbiamo sentito parlare finora, però diverso fino a un certo punto. Perché? Perché in realtà sempre di morte si parla, no? Oggi parliamo di morte, abbiamo parlato dei prossimi congiunti della vittima deceduta e del dolore, della sofferenza che questi provano per non dover più potersi relazionare con il loro caro e per doverlo piangere ogni giorno, magari sempre un po' meno, però di fatto si tratta di un lutto e di tristezza. E il caso che io tratto è un caso dove la morte tocca in sorte a un soggetto che in qualche modo in realtà era sopravvissuto all'evento, diciamo così, lesivo. Era sopravvissuto, però poi in corso d'opera, per motivi totalmente diversi, questo è fondamentale ricordarlo, rispetto alle menomazioni residuate dalle lesioni conseguenti al sinistro, decede. E decede però dopo che un medico legale si era pronunciato, magari anche una sentenza di primo grado si era pronunciata, sulla
invalidità permanente di questo soggetto, di questa vittima, il quale però successivamente, prima che si concluda il giudizio, no, il processo, prima che diventi definitiva la sentenza, perché se diventa definitiva la sentenza ovviamente il problema non si pone, anche se lui poi muore, io questo lo trovo comunque in sé fonte di iniquità, ma non è il tema di oggi. Comunque, se arriva una, se questa persona muore prima della sentenza definitiva, quale danno gli liquidiamo? Quale risarcimento gli liquidiamo? Sul punto, in realtà, si era già, lo sapete tutti, pronunciata non solo la giurisprudenza, anche la dottrina, ma anche diciamo così, l'osservatorio della giustizia del Tribunale di Milano, il quale aveva definito in illo tempore questa tipologia di danno. Io ogni tanto sento, mi sentite bene comunque, perché sennò devo stare proprio attaccato. Mi sentite? Allora, aveva definito questo danno come danno intermittente. Infatti alcuni tra voi probabilmente ancora lo chiamano così, però in realtà non si dovrebbe più chiamarlo così, da quando gli osservatori si sono riuniti a Roma nel 2017 e hanno ritenuto che questa definizione non fosse attagliata, azzeccata. Secondo me hanno avuto ragione, perché in realtà non può definirsi danno intermittente. Se io vado a prendere dal dizionario, l'intermittente è il fatto, il fenomeno ricorrente a intervalli più o meno brevi e regolari. Quindi non c'entra nulla nel caso di specie, perché qui abbiamo un fatto che a un certo punto tombalmente si chiude, cioè una persona si fa male con solito una menomazione e poi decede, non c'è intermittenza. E infatti lo stesso osservatorio già nel 2018 diceva: la voce di pregiudizio in questione è espressa talvolta dalla sintesi lessicale danno biologico intermittente, perché è un danno liquidato in un intervallo. Probabilmente la desinenza inter li ha tratti in inganno, e quindi da intervallo sono passati a intermittente, poi si sono resi conto che in realtà non c'entrava nulla, e allora hanno proposto, anzi hanno imposto, potrei dire, di cambiare da un punto di vista lessicale questa voce da danno intermittente con il nome di danno definito da premorienza. Danno definito, nel senso che a un certo punto interviene la morte, no? E lo definisce. Bene, su questa questione che cosa succede? Che alla fine del 2021, non una sentenza per la verità, ma poco importa, è un'ordinanza, ma non importa, ormai esatto, e Cassazione Civile, sezione 3, interviene alla fine dell'anno scorso, in prossimità di San Silvestro, 29 dicembre, la numero 41.933. E questa pronuncia si innestava, era l'esito di una vicenda processuale che era partita in Sicilia con una sentenza del Tribunale di Siracusa che si era occupata della causa intentata dal tutore di una moglie, di una signora, che era rimasta gravemente lesa in seguito a un sinistro con un veicolo non identificato, causa intentata contro il fondo di garanzia per gravissimi danni alla persona. Il fondo di garanzia, tramite l'assicurazione delegata su base territoriale, si costituisce, contesta l'ANA le solite cose, invoca il massimale le solite cose. Che cosa succede? Che a un certo punto, nel corso del giudizio di primo grado, la signora muore. Muore per cause, poi lo scopriremo quando vi spiegherò, ma brevissimo, che cosa ha detto la Corte d'Appello. Muore per cause estranee all'incidente. Emette la sentenza il Tribunale di Siracusa, liquidando la signora 418.635,50 euro di danno biologico al 62%, più 202.000 euro a titolo di... Adesso non entro in questi dettagli, comunque qui scrivo a titolo di danno patrimoniale, immagine di personalizzazione, non importa a questo punto. Sta di fatto che gli liquida il risarcimento come se si trattasse di un soggetto ancora in vita, di danno, a quello che prevede le tabelle di Milano. Il fondo di garanzia fa appello, la cosa finisce alla Corte d'Appello di Catania, che con sentenza del 20 settembre del 2018 accoglie parzialmente l'appello del fondo di garanzia sulla base di questi rilievi. Dice: ma qui abbiamo una morte che è intervenuta prima della fine del giudizio di primo grado, ma dopo la CTU.
Quindi, che cosa è successo? La Corte richiama il CPU per un supplemento di perizia, va bene, per sapere che cosa si può dire di quella morte, se effettivamente può essere considerata un effetto delle lesioni oppure no. Il CTU esclude questa circostanza, la morte è stata dovuta a uno shock settico che nulla c'entra con il sinistro, ergo, conclude la Corte, c'è un errore di fondo perché viene tradito il principio fondamentale che tutti voi conoscete, che conosciamo, del famoso danno che abbiamo detto intermittente, si diceva una volta, adesso si dice definito da premorienza, perché se il decesso si verifica per causa non collegabile alla menomazione, il danno spettante agli eredi di iure successioni va calcolato assumendo come parametro la vita effettivamente vissuta del danneggiato, perché a quel punto la vita vissuta dal danneggiato convivendo con quell'odioso danno biologico permanente è un dato certo, è un dato positivo, è un dato sicuro, è un dato incontestabile. Va bene, e non è più quindi un dato che, come in tutti gli altri casi, viene affidata alla previsione delle statistiche. Conseguenza, la Corte d'Appello dice che vanno seguite le tabelle di Milano 2018, che prevedono, come sapete, prevedevano già questo danno definito da premorienza, tenendo conto che il pregiudizio, dice la Corte d'Appello, ispirandosi nettamente ovviamente alla filosofia milanese, questo pregiudizio ha intensità maggiore nei primi due anni e poi decresce a partire dal terzo anno. Va bene? Quindi cosa avevamo qui? I conti della serva, chiamiamoli così. C'era un IP del 62% e una signora che era sopravvissuta 5 anni prima di morire. Quindi li liquidano, io poi sono andato a prendere così per controllare, sono stati scrupolosissimi, hanno preso pedissequamente e applicato pedissequamente le tabelle milanesi, 50.708 euro per il primo e secondo anno, e poi hanno preso la somma prevista per ciascuno dei tre anni successivi, che complessivamente a sua volta dava una totale di 43.646 euro, per un totale finale di 94.172 euro. Qui la Corte d'Appello ha usato fino in fondo l'elasticità danese, che come sapete, parlo ovviamente di quella precedente a quella appena uscita, prevedeva la possibilità di una personalizzazione, un quid pluris del 50%. E quindi glielo danno tutto, da 94.172 si passa a 141.258 euro. Più invalidità e danno biologico temporaneo, per un totale di 12.495, insomma alla fine della fiera viene fuori 153.753 euro. Va bene, e ci siamo. A questo punto cosa succede? Arriva a proda alla Cassazione questa vicenda, perché evidentemente la vittima, diciamo così, che era l'erede della signora deceduta, non condivide l'approccio delle tabelle Meneghine e lo porta in Cassazione. La Cassazione cosa dice? Allora, bisogna innanzitutto, come premessa metodologica, stabilire se le tabelle milanesi con riferimento al danno cosiddetto intermittente definito da premorienza sono eque, cioè non sono ispirate a un criterio equo. Perché? Perché se non fossero ispirate a un criterio equo, non potrebbero essere assunte come parametro, perché in contrasto con il principio di equità stabilito dall'articolo 1226 del codice civile, che recita: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. Qui la Cassazione, che sto commentando, si richiama a celebrare la sentenza Ramucci, la sentenza 7 giugno 2011, numero 12.409, con la quale, come ricorderete tutti, era stata attribuita, scusate, mi posto un attimo che mi sono accorto adesso, fuori dall'obiettivo.
aveva stabilito la sentenza Matucci la vocazione nazionale delle tabelle milanesi. Lo aveva fatto proprio sulla base del principio, diciamo così, di equità, e cioè dell'importanza dell'uniformità del giudizio di fronte a casi analoghi. Casi analoghi non possono essere giudicati in maniera diversa, così come casi diversi tra loro devono evitare di essere giudicati nello stesso modo. Bene. Che cosa succede a questo punto? Che la Corte d'Appello di Catania, dopo aver detto andiamo a verificare se queste tabelle sono effettivamente intermittente, sono ispirate a criterio che possa definirsi in qualche modo rispettoso del principio di equità, parte da una prima premessa. La prima premessa, che sembra passare dalla sola fino a un certo punto, dice che la sentenza della Corte d'Appello di Catania in realtà è perfettamente corretta da un certo punto di vista, perché è totalmente in linea con la costante giurisprudenza anche della Corte di Cassazione. Richiama in particolare, qui vi leggo un estratto della pronuncia dell'ordinanza, la Corte Tnea infatti ha correttamente richiamato nelle pronunce nelle quali è stato stabilito che ove la persona sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, la montata del danno spettante agli eredi del defunto e iure successionis va parametrata la durata effettiva della vita, non a quella probabile. Quindi ha ribadito il principio che la Corte d'Appello di Catania ha fatto il suo lavoro, quello che doveva fare e quello ha fatto. Tra l'altro, qui un inciso interessante che ho trovato interessante, perché a volte si pone il problema anche a noi avvocati, no? E qual è il problema? Quando ti trovi di fronte a una vittima, sì, che muore prima, consolida una determinata invalidità permanente, però un'età molto avanzata, c'è un'età che va addirittura oltre quella che sarebbe la sua speranza di vita, no? Tipo 80, un uomo che muore a 87 anni dopo aver consolidato un 50% di danno biologico, però muore per un motivo totalmente strano e sinistro, ma chiaramente è morto dopo quella che è la soglia della sua speranza di vita. In questo caso, ovviamente, il problema non si pone, tu devi applicare la somma che ti restituisce la tabella milanese per quel soggetto, senza alcun tipo di problematica, diciamo così, di deportazione che possa derivare dalle considerazioni che stiamo facendo. Perché questo? In questo senso trovo interessante l'ordinanza della Corte. Dice, c'è un'ordinanza precedente sempre della Cassazione dell'11 ottobre 2018, la 25.157, la quale ha affermato che il principio di cui stiamo parlando del danno intermittente assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che nel caso opposto il punto base di riferimento per la liquidazione tiene già conto della ridottissima aspettativa di vita danneggiato. Chiudo questa parentesi perché è una questione che a volte torna fuori quando anche si parla con i colleghi di queste problematiche. Torniamo a bomba. La Corte di Cassazione ribadisce che l'applicazione delle tabelle milanesi è stata corretta, soprattutto in mancanza della tabella unica nazionale che è stata evocata prima anche dalla dottoressa Zambotto, prevista nell'articolo 138, il comma 2 del nuovo codice di assicurazioni. Peraltro, io sarà, credo, qui c'è anche Maurizio che me lo può confermare, sarà 20 anni che io faccio convegni e ti sento evocare questa famosa tabella unica. Vabbè, ecco. In mancanza di queste tabelle uniche, le tabelle milanesi vanno bene perché garantiscono uguaglianza di trattamento di situazioni uguali, quindi recupero del principio di equità. Qui, a questo punto dell'ordinanza, il commento, la Corte richiama, in questo senso c'è un link proprio diretto, lo incorpora nel testo della pronuncia, le due recenti pronunce su cui prima si è dilungata la dottoressa Zambotto della Cassazione relativa al danno non patrimoniale dei prossimi congiunti, che sono in particolare la 10.579 del 21 aprile 21 e la 26.300 del 29 settembre 21. Dopo aver richiamato queste pronunce, a questo punto entra nel vivo.
vivo, entriamo nel vivo della faccenda. Perché? Perché la Corte di Cassazione dice, guardate, le tabelle milanesi con riferimento a questo famoso danno un tempo definito intermittente, partivano da due premesse ben precise. La prima premessa, tutto sommato, posso o meno condividerla, in realtà la Corte non dice espressamente che non la condivide, la tralascia proprio. La seconda premessa non la posso assolutamente condividere, perché non è equa, o addirittura, se preferite, è iniqua. La prima premessa delle tabelle milanesi, quindi qui la Corte sta vivisezionando le tabelle milanesi sul danno intermittente, ci sta dicendo quali sono le due premesse metodologiche, o se preferite, tra virgolette, filosofiche, sottese a quella tabella. La prima premessa è questa, che non ha senso un criterio diversificatore per fasce di età quando si parla di danno intermittente. Perché? Perché il fatto che la persona morta avesse 30, 40, 50 anni è irrilevante nel momento in cui sappiamo con certezza che quella persona di 30, 40, 50 anni comunque 5 anni è vissuta e poi è morta. Ok? Quindi non ha senso fare differenziazioni. Infatti, se voi andate a prendere sia le tabelle del 2018 sul danno intermittente, sia le tabelle del 2021, vi accorgete che in realtà la suddivisione riguarda solo la invalidità permanente, quindi non c'è alcuna distinzione per età. Ma non è tanto questo il punto sulla premessa oggetto di critica serrata da parte della Cassazione. La premessa criticata è la seconda, quella dove sostanzialmente le tabelle dicono che il danno in questione, il danno biologico permanente, non è una funzione costante nel tempo. Non è una funzione costante nel tempo. Ma invece ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento, per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi. Allora, la Cassazione fa fettine questa premessa e dice che non ha assolutamente senso, non può essere accettata perché è in contrasto con la logica, con il diritto e con la medicina legale. Perché nell'ordine? Con la logica perché c'è una contraddizione evidente, perché non ha senso ipotizzare che un danno nel momento stesso in cui lo definiamo permanente possa o debba decrescere, possa o debba sospettarsi o pensarsi che questo danno decresca, se non altro perché è una violazione del principio di non contraddizione di aristotelica memoria, tale per cui A non può essere contemporaneamente non A. Cioè il danno, questo non lo dice la Cassazione, ho detto io, insomma il concetto è questo, no? Cioè se il danno è permanente, ontologicamente in quanto tale non può essere oggetto di una decrescita. I postuli sono sostanzialmente stabilizzati. Qui la Corte richiama due sentenze, una del 2003 e una del 2014, nelle quali appunto si era detto in maniera molto tranchante che il danno è una cosa che peraltro sappiamo tutti, il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione solo nel momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo ha riacquistato la sua completa validità. Quindi, evidentemente, nel momento in cui viene entificato da un medico legale il danno come biologico permanente, vuol dire, che dice lo stesso aggettivo, che esso permane per sempre. Quindi da un punto di vista logico pensare che questo debba ridursi in qualche modo non ha senso. Dal punto di vista giuridico, idem, la sfumatura peraltro è assolutamente leggerissima rispetto a quello che ho appena detto, perché? Perché il pregiudizio, quindi la questione biologica permanente, comporta una forzata rinuncia, testuali parole della Cassazione, permanente a una serie di attività quotidiane. Il decorso del tempo, questo dettaglio forse l'ho vaccinato prima la dottoressa, ma da un punto di vista soggettivo, percettivo, interiore, afferente al foro interiore dell'individuo, può forse attutire
la percezione del disagio che ti comporta quella disfunzionalità permanente, ma non consente mai più di recuperare quelle abilità perdute. Forse tu potrai fare un po' pace con te stesso, con le tue validità, relativamente parlando, per quanto ne sei capace, ma quella invalidità tale resterà proprio perché è permanente. Questo è il profilo giuridico. Da un punto di vista medico-legale, direi che siamo sempre sull'onda di quello che ho appena detto. L'affermazione su cui si basano le tabelle sul danno intermittente milanesi del 2018, va bene, è scorretta perché permanenti sono definiti in medicina quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità in tempo. Come vedete, come la mettiamo, come la giriamo, sempre lo stesso concetto è espresso sotto il profilo logico, sotto il profilo giuridico, sotto il profilo medico legale. A questo punto cosa conclude la Cassazione? Dice: ma se questo è vero, se tutto ciò è vero, evidentemente le premesse su cui si basa il calcolo del danno intermittente o definito da promorienza delle tabelle 2018, ovviamente anche di quelle 2021, perché cambiano solo per un dettaglio, cioè che anche qui viene scomposto la parte dinamico-relazionale da quella moderna, per il resto è identica la filosofia. Evidentemente si basa su un presupposto non dimostrato, se non addirittura errato tutt'ora, e cioè che il danno si riduca con il passare del tempo. Che il danno si riduca con il passare del tempo, aggiunge la Cassazione, si può forse dire per la sofferenza interiore, per l'esperienza soggettiva, che poi varia da individuo a individuo, perché, dice la Cassazione, appartiene in qualche modo alla natura dell'essere umano la capacità, prima la capacità di adottare, che è anche un capolavoro della letteratura del Novecento, che è la capacità di adattarsi alle situazioni. Ma questa capacità legata al tuo foro soggettivo interiore di adattarti non tocca, non tange l'irriducibile permanenza cristallizzata della tua disfunzionalità organica conseguente appunto al danno biologico permanente che hai maturato. Quindi potremmo anche aggiungere che per quanto riguarda la sfera morale soggettiva, tempo medico dell'anima, si dice una volta, per quanto riguarda la parte organica, assolutamente non lo si può dire. Ma allora, evidentemente, e andiamo verso la conclusione, dice la Cassazione del 29 dicembre 2021, ci sorge il dubbio che le tabelle milanesi, per quanto riguarda il danno intermittente, non siano poi così o non siano poi così ispirate al principio di equità e quindi del rispetto dell'articolo 1826 a cui faceva riferimento la sentenza Amatucci. E per capirlo, ti dice la Cassazione, vai a fare un confronto. Qui, guardate, io vi avviso, sto per addentrarmi, oltre che per concludere, sto per addentrarmi anche nella parte un po' più difficile, ma nello stesso tempo più importante di questa pronuncia. Un po' più difficile perché mette in campo delle competenze, delle cognizioni di carattere matematico e purtroppo al sottoscritto che ha fatto il classico proprio perché non voleva sapere di matematica risultano ostiche, tant'è che ho dovuto andare a riesumare il vocabolario, un libro di superiori per ricordare la differenza tra dividendo e divisore. Però ce l'ho fatta. È importante questo aspetto qui perché? Perché qui la Cassazione ci dà proprio un metodo matematico per risolvere questa questione. Un metodo matematico che secondo la Cassazione conti della serva alla mano, calcolatrice alla mano, si dimostra effettivamente per quello che ho capito io, credo di poter condividere, poi ovviamente ci sarà il dibattito, si dimostra più tendenzialmente equo rispetto al metodo pregresso delle tabelle milanesi. Bene. Allora la Cassazione cosa dice? Che dice andate a confrontare la differenza di quanto viene liquidato per un determinato danno biologico permanente. Facciamo pure per il 62% per comodità, perché qui si parlava di un caso del 62%. Va bene. A una persona
muoia dopo 5 anni per causa indipendente dal giudizio, rispetto a una persona che invece non è assolutamente morta dopo 5 anni, non sappiamo neanche se morirà. Però provate a immaginare quanto varrebbero i 5 anni della persona di cui non si sa se morirà e quindi rispetto alla quale si può fare solo una valutazione predittiva. Voi sapete che... Posso fare così, la mia attività è un'organizzazione di mente, non è tanto per sicuro prendere zero. Compenso per muovono soltanto due valori fondamentali. Uno è l'invalidità, ma l'altro che tu vai a incrociare una battaglia navale per scoprire quanto spetta al tuo cliente è l'età. E il motivo per cui ti mettono l'età è che loro calcolano quanto si presume che un povero assistito incidentato dovrà convivere con una brutta invalidità permanente fino al termine dei suoi giorni. E il termine dei suoi giorni è, fino a prova contraria, ad oggi, quella statistica che ci viene fornita dall'Istat e che mi pare oggi, potrei sbagliarmi, dica 82 anni per gli uomini, 85 per le donne. Vabbè? Bene. La tabella milanese incorpora l'età proprio per questo motivo, quindi un 62% di invalidità è diverso a seconda che lo patisca un ventenne, un cinquantenne o un 81enne. Proprio perché la tabella vuole dirti, guarda che nel darti il ristoro, il risarcimento, quel 62% varrà molto di più per il ventenne, perché poverino, prevediamo, presumiamo, non lo sappiamo, in realtà nessuno può saperlo, solo Dio, ma presumiamo che lui dovrà portarsi avanti questo fardello del 62% fino a 80%. La Cassazione sostanzialmente dice, ok, ma allora se noi andiamo a verificare quanto vale ciascun anno del soggetto che ha riportato un 62% di invalidità, come nel caso di specie, dove ci trovavamo di fronte a una signora di 72 anni. 72 anni. Allora, se tu vai a prendere, facciamo finta che questa signora non sia morta. Senza riconoscimento. Infatti, la sentenza del tribunale, la prima che è stata emessa, no? La sentenza del tribunale, la prima, aveva liquidato senza tener conto del fatto che fosse morta. Questa signora aspettavano 62% di invalidità con un risarcimento di 434.600 euro. 434.600. Allora il ragionamento che ha fatto l'avvocato, perché poi adesso non è per portare a meno della, posso dirlo, dottoressa, mi sarei proposto. Allora è merito anche del collega che ha fatto il corso di azione, perché gli ha proposto questo metodo, e l'avvocato ha ragionato così: ma scusa, ma se questa signora di 72 anni, se non fosse morta, si pigliava 434.647 euro, noi dobbiamo ritenere che per ciascun anno, per arrivare alla fine della sua vita, che si presume sarebbe stata, per le donne facciamo 5 anni, sarebbe stato, qua dicono a un certo punto, loro fanno questo ragionamento, anche calcolando un'aspettativa fino a 87 addirittura, di più. Ciò significa che per un soggetto che si trova nella situazione della signora, le tabelle riconoscono in caso di sopravvivenza un risarcimento pari a 28.976. Infatti 434.647 diviso 15, gli anni di aspettativa di vita, dà 28.976. Ma allora, se io invece so che è vissuta solo 5 anni, poi è morta, basterà che faccia un semplice calcolo, un semplice prodotto, una moltiplicazione, posto 1956, che è il valore di un singolo anno, per 5, e otterrò 144.880, che è ben di più rispetto a quello, dice l'avvocato cassazionista, Cassazione,
che mi era stato liquidato dal tribunale, perché il tribunale aveva liquidato al netto delle maggiorazioni e al netto degli ammendicoli tipo danno biologico temporale, aveva liquidato 94.000 euro. Sì, sì, la Corte, scusate, certo, la Corte, perché il tribunale aveva liquidato il malocco grosso. La Corte, applicando le tabelle milanesi, aveva liquidato correttamente, cioè non è che l'ha sbagliato, 94.000. Allora l'avvocato ha detto, ma scusa, se, ripeto il ragionamento perché è importante capirlo, se il singolo, ogni singolo anno vale 28.000, 36.000, sì, moltiplicato per 5, 144.000, ergo quelle tabelle. La Corte di Cassazione recepisce in toto, dice, guarda, mi hai proposto effettivamente un metodo che trovo più equo in effetti rispetto a quello meneghino. Tant'è vero che aggiunge la Corte, fa un caso opposto alla Corte, in realtà ci può essere iniquità anche in senso contrario rispetto a quello che è capitato a te. Perché? Perché supponiamo, dice la Corte, che la signora deceduta avesse avuto 35 anni. E supponiamo che avesse riportato sempre un 62% di invalidità. Va bene? Allora, i suoi eredi, dice la Corte, in considerazione dell'aspettativa di vita molto più lunga, 50 anni, ok? Se fosse morta più o meno 50 anni, 35, se fosse morta a 35 anni, avrebbe avuto un'aspettativa di vita di 50, diciamo 50 per l'invalidità. Ho fatto io il calcolo dopo. Io sono andato a prendermelo. Allora avrebbe preso, se no, un 35enne con 62%, 559.000 euro. 559.000 euro. Diviso 50 da 11.180, moltiplicato per 5 da 55.900 euro. Mentre se avesse applicato il parametro rigido avrebbe preso di Milano, avrebbe preso 94, avrebbe preso di più. E la Corte ci sta dicendo che è sbagliato, quella di Milano in questo caso del 35enne gli dà troppo, avrebbe dovuto invece prendere meno applicando il criterio che sto proponendo io. Quindi alla fine la Corte di Cassazione propone un sistema che, criticabile o meno, qui ovviamente lascio il campo a voi, no? Criticabile o meno che sia, comunque ha una sua, secondo me, logica. Non vorrei dire cristallina, che poi magari abuso con gli aggettivi, no? Però direi abbastanza trasparente, superata la difficoltà che ha uno come me, che in matematica purtroppo non è versato, però superata quella cosa lì e capito o ricordato o rimembrato che cos'è un dividendo, che cos'è un divisore, la cosa diventa facile. Perché? Perché la Corte ti dice, dovete calcolarlo così da oggi, secondo me, il danno da premonienza. Prendete come punto di partenza dividendo, diciamo proprio così, no, per quello che ho citato, dividendo, che in una frazione, so che voi lo sapete, insomma, magari c'è uno solo tra le 160 persone, non lo sa come me, io glielo dico. Il dividendo è quello che sta sopra, il divisore è quello che sta sotto. Allora la Corte dice, prendete come dividendo la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di validità se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio. Facilissimo. Prendete quello che vi darebbero le tabelle milanesi e lo mettete nel dividendo. Ok? Dopodiché mettete sotto come divisore gli anni di vita residui che si presume che lui dovrebbe ancora vivere secondo le statistiche ISTAT. Va bene? Prima abbiamo fatto ipotesi del 35 anni erano 50 anni, della 72 anni erano 15. Fate il divisore, il dividendo diviso il divisore, ottenete che cosa? Il valore di un anno con un anno vissuto, una volta facciamo finta, un anno vissuto pericolosamente, qui invece un anno vissuto con invalidità permanente. L'anno vissuto con l'invalidità permanente vale X, dopodiché la strada è spianata anche per un capace incompetente in matematica, perché basta che moltiplichi questo anno vissuto con invalidità permanente per il numero degli anni che tu sai con certezza, perché l'unica cosa certa qui è la morte, non si sa che qui c'è la morte, perché è morto, quindi tu sai quanto è sopravvissuto. Bene, chiudo.
dicendo che, non so, non maliziosamente, però la Corte alla fine infila dentro una cosa come dire: guardate che non è che vi sto dicendo qualcosa di nuovo, io ve lo avevo già detto. Siete voi che forse non lo avevate capito, ma vi ricordo che questa Corte ha già enunciato nella sentenza di 7 anni fa, del 30 giugno 2015, numero 13.331, non massimata, su questo punto del competente ufficio, quindi non trovate la massima questione. Bene, aveva già detto la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità, che quindi va a fare da pandan con il criterio dell'equità, va bene? Il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questa aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come risarcimento da liquidare a persona già defunta sta al numero di anni da questa effettivamente vissuta tra l'infortunio e la morte. Qui aggiunge una proporzione, che è il delirio di matematica, questa sì, però, è la proporzione. Chiude, il concetto è quello, chiude lasciando una porta aperta, che penso farà piacere a tutti i giudici, forse anche agli avvocati, nel senso sempre quando ci sono queste, chiamiamole, scappatorie che consentono anche ai magistrati, in qualche modo anche agli avvocati in sede di allegazione, di modulare, di ammorbidire, di estendere, spiegando e giustificando questi criteri che altrimenti diventano veramente delle gabbie d'acciaio. Ok? Quindi ci vogliono queste iniezioni, secondo me, di flessibilità. Allora, l'iniezione in questo caso è questa. Ciò non toglie, peraltro, dice la Cassazione, che siano ammissibili anche altri criteri e in particolare quelli che, ad esempio, applichino il criterio proporzionale solo in parte residua, riconoscendo che una quota del risarcimento si matura immediatamente, che poi in qualche modo ricorda quello che avete detto qua, e l'altra in ragione proporzionale al numero di anni effettivamente vissuti. Questa è una per dire che questa ordinanza contiene in realtà non un solo criterio, non un solo parametro, ma due. Certamente. Cassa Milano. Sì, Cassa Milano. Su quello ormai siamo, quello è un dato di fatto, assoluto, un must ormai questo, e Cassa Milano, e però dico, la proposta sul piatto a me, tutto sommato, ne parlavo anche con la dottoressa Tambotto, non mi sembra disprezzabile nella sua linearità. Io su questo direi che posso... Forse sul, adesso ascoltando il calcolo sul giovane, lì probabilmente, adesso io non sono un medico legale, però penso che nel computo uno tenga conto della, cioè se io ho un'invalidità del 62% a 35 anni rispetto a 70, cioè a 35 vado in bicicletta, vado a te, cioè ho un numero di, è più afflittiva in parte, perché in parte, in ho maggiori riduzioni, cioè, maggiori rinunce, quindi questo, cioè l'idea di dire, cioè viene molto più, cioè il fatto che venga così basso, sì. Ecco, cioè meno, bisognerebbe capire, a me sembra aspetto, un po', è un po' punitivo forse, più sì. Sei giovane è un po' punitivo. Questo sicuramente è ecco, la posto, però. Io infatti avrei talvolta una domanda, perché ho capito bene il ragionamento anche pregevole della Cassazione, del resto il ragionamento che faceva Milano era viziato nelle premesse probabilmente. Questo di una proporzionalità pura mi sembra però che abbia delle sperequazioni, perché può andare bene per una persona in età avanzata come nel caso di specie, ma forse va meno bene per un ragazzo giovane. Io la domanda che faccio, i conteggi non li ho fatti, ma mi penso che a livello di logica e a livello di razionalità potrebbe andare meno un ragionamento di questo tipo. Perché quando la morte sopraggiunge dopo un numero di anni X rispetto all'evento per cause chiaramente indipendenti dal non in esso di causa con l'evento col sinistro, perché non si applica la tabella andando a cercare l'età che statisticamente corrisponde a quel numero di anni che mi mancano? Perché non liquidiamo il danno come se avessi avuto 80? Supponiamo che io muoio dopo 5 anni, anche se ne ho 52, va bene? È molto più basso. Facciamo, liquidiamo il danno come avessi avuto l'età relativa, però non è lo stesso tipo di anni. Cioè, se paragoni gli anni di un giovane con gli anni di un vecchio. Esatto. Sì. In questo senso, cioè, la disfunzionalità. Nel momento in cui io, sì,
Allora, nel momento in cui all'aspettativa di vita statistica si sostituisce l'aspettativa di vita reale, allora prendo le tabelle e cerco la liquidazione del danno rispetto a un soggetto che muore dopo 5 anni. No, però l'ottantenne che muore a 85 non è il 35enne che muore a 40, cioè in però lo paghiamo di più, sì. Paghiamo di più l'ottantenne che muore a 85 del trentenne che muore a 35. Cioè, questo no, infatti è un criterio che secondo me è sbagliato di questo, però se pare... l'aspettativa di vita statistica è tarata sugli uomini a 85 anni, l'ottantenne ha un'aspettativa di vita di 5 anni dalla tabella, no? E questa aspettativa di vita statistica da tabella che ha l'ottantenne è di 5 anni. Il soggetto che muore per causa indipendenti dopo 5 anni ha un'aspettativa di vita uguale all'ottantenne che muore dopo 5. Però l'ottantenne che ha un'aspettativa di vita statistica di 5 anni viene liquidato molto di più del soggetto molto più giovane che muore dopo gli stessi anni in cui morirebbe quell'altro. Per cui se si applicasse questo dato, cioè si dicesse, ok, tu che sei morto a 40 anni avendo avuto un sinistro a 35, hai avuto un'aspettativa di vita che non è di fatto che è paragonabile a quella di un ottantenne che è morto dopo 5. Per cui ti liquido in tabella però, e verrebbe fuori una cifra dignitosa. No, però penso che nella quantificazione dei punti si tenga anche conto della maggiore afflittività che hai a 40 anni rispetto a 85. Cioè non credo che il computo sia solo legato, cioè che tu dici io il 10% lo liquido a un anno così, a 20, a 30, solo tenendo conto degli anni residui. Cioè questo discorso che per lei sarebbe giusto se la quantificazione fosse solo parametrata all'anno residuo, cosa che però sì, dubito sia. Mi rendo conto che il problema è anche quello che il punto decresce con l'avanzare dell'età. Però questo è un ragionamento che va chiaramente a svantaggio del danneggiato, quindi lo posso anche accettare come male minore nel momento in cui la liquidazione mi viene comunque parametrata un'aspettativa di vita che è quella della statistica. Perché altrimenti dobbiamo accettare che un ottantenne con aspettativa di vita di 5 anni debba essere risarcito di maggiormente di 35 35 anni che 5 anni di vita li ha avuti anche lui. Ecco, sì. Poi dice sempre il margine. In effetti, voglio dire, se prendiamo 62 punti di un 82enne, okay, sono 400.953. Con un'aspettativa di vita di 0. 82 adesso sei morto. È morto. Vabbè, questo cioè, muore il giorno dopo e questo è andando oltre quindi il mio ragionamento. Ha un senso cioè, perché prende 400.000. A un soggetto con aspettativa di vita zero dai 492.000 euro. A un giovane che ha vissuto 5 anni e dai 30. No, certo. Ecco, era questo. Solo per proporre una via d'uscita, per dare un terzo sistema che probabilmente che la sensazione di iniquità ce l'abbiamo un po' tutti in una situazione del genere, mi pare evidente. Ovvio che la sensazione di iniquità non è una situazione giuridicamente rilevante, perché è una sensazione, però è vero che però l'iniquità sta nel risarcimento. Così come un uomo della strada troverebbe profondamente iniquo che tutto dipenda ovviamente dal caso della fortuna, perché se ti liquidano una somma estremamente consistente e alla fine passa in giudicato il giorno dopo muore, ma la fortuna fa un caso della vita, però questo significa che sono tabelle basate su un fattore che è quello della predittività della vita, che è totalmente affidato, è ignoto in realtà. È che poi la tabella ha un suo senso, una sua tenuta nelle ipotesi standard, secondo me. Più tu esci, più la tabella si dimostra, cioè essendo rigida, è chiaro che le caselle poi impazziscono. Esatto. Due tarate, certo. Di chi è da 80 a 85, certo. Quindi non è una tabella perché è stata pensata con una tipologia di liquidazione diversa, certo. Chiaro. Qui da 400 euro. In questo senso la tabella sulla ad hoc aveva una sua logicità. Poi bisogna anche appunto, da un lato, certo. Questo ragionamento che ha fatto l'avvocato del ricorso è stato molto intelligente perché è molto suggestivo. Ed sì. Ecco, però poi dopo, se tu lo declini anche nelle ipotesi diverse, perché un ragionamento in realtà adesso non c'è. No, ma gli andava bene perché aveva un cliente anziano. Certo, cioè per tenere dovrebbe tenere sempre...
Invece il fatto che non tenga nell'altra ipotesi, cioè effettivamente diventa molto equo il suo ragionamento. Se però lo ribaltiamo sul caso del giovane vecchio, ecco, diventa un po' meno equo. Certo, a un ottantenne con 5 anni di aspettativa di vita do 500.000 euro. Nello 35, cioè equo se tu rimani tra coloro che hanno lo stesso tipo di invalidità ed età. Se cominci a muoverti tra fasce anagrafiche, ma l'equità l'ha valutata secondo casi. Certo, certo, però giustamente c'è la dottoressa, ha suggestivo il ragionamento perché fa presa al momento. Cioè, sulle prime tu dici effettivamente qualsiasi trentenne, no? A cui viene attribuito un determinato stock di risarcimento in ragione di una prevedibile durata di vita, ha un valore annuo di risarcimento che è quello necessario. No, ma infatti probabilmente l'errore è confronto, cioè è stato adesso ragionandoci, non ci avevo pensato, ma ascoltando, probabilmente è sbagliato l'aver voluto raffrontare il quantum con quello che era una tabella per un'ipotesi completamente diversa, cioè tu dovevi fare il confronto sull'equità nel trattamento del premorto rispetto a quella tabella e tu dici beh, ma è giusto perché il premorto ottantenne è trattato correttamente, certo, rispetto al premorto trentenne. Dopo andare a dire che il premorto c'è una situazione diversa tra chi effettivamente poi non muore e chi premuore. Quindi è vero dire che se non fosse morta avrebbe preso un po' di più, però lo vai ad adattare ad una tabella che è tarata su criteri diversi, certo. Ecco, non è basata, se fosse stata basata solo sull'età di vita forse ci stava, però siccome tiene conto anche della maggiore afflittività, effettivamente... Non ci sta nemmeno quello. No. Eh sì, perché 400 euro non dovresti darglieli, allora dire 400. Allora uno che ha 95 anni dovrebbe darmene. No, dovrei dire non ti do niente perché non dovresti esistere. Esatto. Aggiungo una cosa interessante, che trovo interessante nell'approfondire questa ordinanza. Sono andato a riprendermi anche la spiegazione che dava Milano, come sono arrivati a questo danno intermittente. In effetti è un po' più profondo la riflessione di quanto appaia di prima acchito, perché se voi andate a pagina, io adesso qui ho l'edizione 18. Del 18, no, no, questa è del 21, e lui e loro si diffondono nello spiegati perché abbiamo, com'è che siamo arrivati a quel tipo di cifre del danno intermittente. Ci sono arrivati facendo tre calcoli. Il primo è il risarcimento medio, il secondo è l'aspettativa media di vita media e il terzo è il risarcimento medio annuo, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio, che era il primo, e l'aspettativa di vita media. Cioè non è che hanno tirato fuori i numeri dal sacchetto della tombola, insomma. Per dire, il risarcimento medio, che loro definivano come il quantum liquidato mediamente dalle tabelle di Milano per una certa percentuale, supponiamo 62, in altre parole è il risultato della media matematica per ogni percentuale tra il quantum liquidato a un soggetto di un anno e quello liquidato a un soggetto di anni 100. Poi fanno la stessa cosa per l'aspettativa di vita, poi fanno una proporzione, cioè era sotto. Questo forse è evidente. Scusate, io faccio invece una considerazione sulla premialità del danno ex intermittente per il debitore. La compagnia assicurativa che si trova una macroreso settantenne, che interesse ha a liquidare il danno piuttosto che ad attendere, portarlo fino alla Cassazione sperando che ti voglia? È solo la riserva che salva. Sarà anche un posto per la riserva, ma costa meno che pagare il danno. No, non è assolutamente vero. Nella mia esperienza, vabbè, quelle. Poi oggi come oggi un settantenne. Esatto. Non fanno una bella scommessa. La mia assicurativa, se io fosse una
responsabilità nel corso della riserva, delle spese processuali. Ma con 7 anni, ma come lo porterà anche su quello che c'è anche il rischio che muoia in conseguenza del sinistro, però. 70enne macroneso. No, se morti nel suo di caso col sinistro devi pagare. Credo che ci sia anche una valutazione statistica di quanti sono sti casi, gli conviene definire. Poi anche le cause non durano nemmeno più così tanto, penso, tra una roba e l'altra. Le cause nel complesso durano meno adesso. Sì, cioè si è ridotto la tempistica. Il contenzioso si è ridotto, ma anche la tempistica è significativa, cioè lo vedo da quando mi tornano indietro gli appelli, cioè ormai, quindi, no, però da noi, devo dire, tutto sommato, però insomma non c'è forse tutto questo interesse, ma scusate, ma le compagnie, ecco, si erano lamentate delle tabelle di Milano, no? Perché appunto mi domandavo, ma sta attacco al parentale, che per carità anche che sia fondato nel suo criterio, ma è nato... Cioè, le compagnie spesso all'esterno mettevano attualmente il governo che a seconda del posto dove sono, certo, sceglie. Però vi ha fatto un bel regalo le tabelle milanesi aggiornate, le compagnie, per quanto riguarda il danno patrimoniale, perché noi per anni ce l'avamo trovati, infatti prima è stato ricordato, a parlare di una forbice che era tra un minimo e un massimo. 100, cos'era? 162.800 fino a 136.000. Si ragionava così, minimo, massimo, e nelle trattative, ma spesso anche in sentenza, ci si aspettava una mediana, 250-260.000, quando chiudevi un sinistro di questo tipo. Con l'edizione del 2018, dove ti hanno rimarcato in maniera molto chiara e inequivocabile che non esiste un valore bar, un valore minimo, e che quello che una volta era il minimo e il base, ha portato tutti i liquidatori, giustamente, dal loro punto di vista, a dire all'avvocato che si trova di fronte: guarda, che scordati di assestarti tra la media, tra il minimo e il massimo. Da oggi quello che tu chiamavi minimo è la media, è il valore base. E questo, secondo me, è stato un grosso regalo per i bilanci della compagnia di assicurazione. O no? No, è stato un grandissimo regalo alle compagnie di assicurazione, quella visione valore base. Perché, come tu dici, da quel momento i liquidatori hanno cominciato a dire la media non è più 245. Beh, ma è giusto, la media è, cioè, sì, così l'hanno spiegata. No, io ho detto che nella prassi si era tutti, ma proprio generalmente lo sappiamo tutti, penso nessuno possa negarlo, si diceva sempre, sì, infatti il refrain, non a caso è intervenuta la tabella di Milano a dire non è un minimo, ma nella prassi si diceva una forbice, si va da un minimo a un massimo. Sì, beh, in effetti anche le sentenze dicevano minimo. Più basso. Sì, infatti si partiva dalla media per adeguarla all'età. Ma comunque non c'era lamentela su Milano, tutto sommato. No, chiedo. Ma sicuramente dopo il 2018 non credo che ci possa essere stata nessuna lamentela, perché era secondo me un assist. No, anche prima, cioè, mi domando, non credo che... Sì, ma mi domando se l'ampio spazio, se poi traduceva in liquidazioni così distanti. Cioè, questo che mi domando, allora, perché sì, è vero che... Anche cioè per casi tanti, allora, simili, tanto simili. Di Milano, stessa identica sezione, stesso fattispecie, tipologia di danno doloso, morte da danno da incidente doloso, liquida per una mamma che perde il figlio 500.000 euro nel primo caso, 85.000 euro nel secondo caso. Quindi evidentemente nella specie è identica in quel tipo di tabella, non poteva reagire. No, quello si sarà di vedere se poi nella prassi, cioè che sulla carta fosse così, ma che nella prassi. No, beh, doloso sta fuori, no, certo. Faccio un esempio di colposo incidente stradale. Nonni, allora, all'interno della prima sezione e della decima,
che però su Milano individuano entrambe i danni da morte. Non i non conviventi nel primo caso, il dottor Carbone, pertanto se non siamo provocati, ci sono liquida per i non residenti in Romania di un ragazzo di 19 anni, dove non veniva approvata la, diciamo, la rapporto, eccetera, eccetera, la media, 80 euro. Il dottor Spera, sezione decima, per un ragazzo di 18 anni trasportato per non approvato il rapporto strettissimo di 25 euro. Va bene, ma queste differenze di liquidazione sono abbastanza ovvie e ci sono sempre state, è il motivo per cui è stata anche... No, no, mi chiedevo se appunto dietro questo critica alle tabelle di Milano ci fosse effettivamente una situazione di tanta disparità di trattamento. Secondo me c'era, credo, un rilievo, ma penso che riguardi tutti, non solo, adesso mi faccio una questione legata a chi patrocina, certo, la compagnia, è generale. Non c'è dubbio che aiuta molto, per quanto sia stringente per certi aspetti, giustamente ha detto lei, anche soffocante per un giudice, il sistema punti, vabbè, sia quello romano, ti dà delle corde, perché altrimenti si rischiava sempre di essere, a mio giudizio, appiattiti su quei famosi valori base da cui ti chiedevi sempre, ma io quando mai e come mi alzerò dal valore base? Ecco, cioè, che cosa ti devo dimostrare per arrivare a 330.000 euro? Su questo, era 330, diventava una cosa siderale, no? Tipo però io un su film di fantascienza. Mentre 168.000. Però una cosa, che questo è un problema di prospettiva, secondo me, che vale anche per la personalizzazione. Una volta un avvocato mi fa: ma io cosa devo dire per avere la personalizzazione? No, e io ho detto: no, ma qui stiamo sbagliando, cioè nel senso. Non è che c'è il diritto alla personalizzazione o il diritto al massimo, appunto, la situazione merita di essere personalizzata e allora me lo dirai, lo troverai anche tu e io ti personalizzo. Ma non è che tutte le situazioni meritino, quindi il ragionamento appunto di dire ma cosa devo dire per superare il medio? E non devi dire niente perché è medio, cioè non per cattiveria, però per dire che effettivamente la tua situazione rientra in una situazione, diciamo, comune, non toglie che sia grave o che sia triste, però è una situazione che è quella che tutti hanno, cioè per dire... Però un conto è la situazione dove uno porta i certificati anagrafici e il coso di convivenza, vabbè, e lì ci può stare, ma se uno porta sia in sede di allegazione, fondamentale, giustamente l'aveva ricordato prima, sia in sede di prova, un capitolato istruttorio importante, ma quindi ma io dico questo, ma questo non deve valere solo in sede processuale, può valere anche in sede di trattativa giudiziale. Se uno fa un serio lavoro istruttorio rispetto alla sua controparte e l'aiuta in qualche modo ad colorandum a capire perché chiede più del valore base. Non mi pare giusto trincerarsi per principio dietro il valore base della serie, se vuoi di più vai in causa, ma perché? Beh, cioè, insomma, secondo me no, perché io lo faccio, non è una genialata, però lo faccio sia in sede di trattativa stagionale che in causa. Nel momento in cui allego e tento di dimostrare, per esempio, che ho avuto tutta una serie di fotografie che coprano un lasso di tempo più ampio possibile dalla vittima primaria e secondaria, per dimostrare comunque che la parte relazionale, la parte di esterna, di estrinsecazione del vincolo, la sofferenza interna, chiaramente vado sulle massime buone esperienze, ma per provare la parte dinamica della perdita, del rapporto con congiunto, chiaramente anche quando vedo le foto, chiamare dei testimoni, poi che vengano ammessi o meno, perché di solito non vengono ammessi, non importa tu l'hai chiesto. Comunque. No, certo. No, ma infatti tante volte non vengono ammessi perché superflui. Certo, ma io capisco se non superflui. Ma questo lo capisco, ma dico, non è perché uno non li reputi rilevanti, certo. Però tra virgolette venirti a dire che si trovavano a mangiare a Natale o queste cose. Che poi sono sempre quelle che si dicono, le vacanze. Però ecco, su quello lì è da discutere, questo se giustifichi un di più, cioè nel senso che in teoria... Se io liquido la perdita di un familiare sul presupposto che ci sia un legame, questo legame su qualcosa si deve fondare sul fatto che stiamo insieme, che passiamo insieme, cioè io dico nel nostro immaginario, nella nostra cultura anche italiana, dove il vincolo familiare è forte,
Cioè, Natale con i tuoi, cioè che tu non abbia passato Natale a pranzo. Anzi, sarebbe grave non l'avessi fatto. Ecco. Cioè, è una cosa eccezionale, quindi che tu mi dica che passavi i pranzi di Natale, che una domenica andavi al mese a mangiare da mamma, o così, dico, beh, sì, per questo. Fortuna è il minimo. Sì. Ecco, sì, quello dovrei scendere un po'. Nel caso contrario, allora qua invece il rapporto, esatto, diciamo, ha dei problemi. Controparte percepisce, no, guarda che ci sono, non vi vedevate tutto, ma allora io devo invece dimostrare che invece no, che ci vedevamo, e allora lì però è per diminuirlo, esatto, non avrebbe senso, sì, se... sì. Cioè, ma la comune esperienza è che ha un legame, sì, di sangue corrisponde, sì, certo, a un certo legame affettivo. Questo è vero, perché adesso fortunatamente la Cassazione si è assestata nel dire è inutile che facciamo 50.000 richieste di prova, quello è il minimo, è al limite che... si trova il contrario, la situazione ordinaria è questa, io dico questo, ma non è stato sempre così, no, è quello che giustifica quei punti fissi, cioè età vittima e... C'è la sentenza di protesta del 7 gli atti che avrebbero una volta invece non ne hanno, dei nove da delle che fa una declinazione, cioè che fa un bel excursus per il risarcimento di una ragazza di 18 anni che perde un papà di 45 dove non c'era la convivenza, ma che racconta invece di come siano state provate circostanze, il giovedì andava a pranzo, il la domenica andavano, non mi ricordo dove, abbracciano una cosa del genere, e in ragione di quella, diciamo, di quelle prove circostanziali del rapporto della nazionale tra il 18enne e papà 45enne, assegna 25 dei 30 punti. Perché supera il dato della mancata convivenza, peraltro, che viceversa, esatto, quindi compensa come punti, lo sai, la mancata convivenza, sì, con un extra gettito, sì, della lettera, sì, E. Però lo fa. Beh, ma d'altronde, sì, anche perché poi sceglie di dare 2, 3 o 4, ecco, cioè la quantificazione poi dei punti di... arriva a 260. Eh beh, però, caspita, 18 anni, papà di 45, ci sta. Se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire, Maurizio, prego. No, volevo solo dire questo, che tra l'altro è il Milano che fa applicazione delle nuove tabelle e mancabilmente di attività. Il dottor Sera che probabilmente sapeva in cassetto sono uscita prima la sentenza. Ma cos'è la 10.700? No, quella di Milano. Per le memorie dirette sarebbero nel 3 gennaio. Ha atteso un attimo. Vabbè, però è un peccato che gli si può perdonare. Sì, questa qua è la 6.059. 60-50. Sì, sì, è questa cosa. No, volevo solo dire questo, che ho avuto la fortuna, perché è stata un'esperienza fortunata, di poter partecipare all'osservatorio di Milano, che è articolato in, non lo sapevo, addirittura in 13 gruppi, perché non c'è solo il danno parentale, c'è anche il gruppo sulla ONU di delegazione di contestazione, quindi sono cose molto interessanti. E stanno anche mettendo appunto una tabella molto importante, però di difficile realizzazione, che servirà per capitalizzare il danno patrimoniale e anche le spese ricorrenti che subisce la parte. Difficoltà data dal fatto che ovviamente si tratta di scegliere un coefficiente di capitalizzazione che sia attuale, cioè legato alle statistiche dei giorni nostri, e anche di scegliere un tasso di interesse che sia adeguato alla situazione attuale, perché il tasso di interesse all'1% adesso non è più attuale rispetto a una valutazione che è di oggi la notizia, insomma, del 9% degli Stati Uniti e dell'8,5% dell'Italia. Quindi quando sarà messa a punto questa tabella, sarà molto interessante, perché basterà incrociare due dati, cioè l'anno in cui comincia a sostenersi la spesa e l'anno in cui si presume finisca la spesa, perché magari il soggetto va in pensione o non ha più bisogno di sostenere. Questa è la farmacia, cosa del genere? Sì, vale sia per spese ricorrenti come la spesa di farmacia, sia per il danno patrimoniale che comincia. Ma queste sono mancate da bella. C'è un'efficiente ossessione dei milanesi, c'è un'ossessione. Ma la cosa, secondo me, che vale la pena di iniziare è che non è stato un percorso facile l'aggiungimento di queste tabelle, perché di 80,
citato. C'erano i contrari. 4, 5, 10 sono argentini, Sfera e altri 2-3. C'erano molti avvocati e anche molti professori universitari e a un certo punto queste tabelle che sono impantanate a maggio perché c'è stata fortissima resistenza da parte di molti avvocati